Innanzitutto mi presento, sono Roberto Fontana, presidente dell'Associazione Culturale di Mezzano Fumetto. E queste persone alla mia sinistra sono Andrea Piccapaboes, Andrea Barigordi e Barbara Rossi. Naturalmente li conoscete tutti, inutile che per spiegare. Manca Sandra Pedroni e Massimiliano De Giovanni. Impegnati da un'altra parte. Altri impegni. Innanzitutto volevo ringraziare la Cassa del Risparmio di Ascoli Piceno, la fondazione che ci ha permesso di stare qui in questo momento, ci siamo grazie a loro. E volevo dire soltanto due parole riguardo all'associazione e poi passo la parola a loro. L'Associazione Culturale di Mezzano Fumetto si occupa di promuovere il fumetto in quanto tale, quindi non soltanto manga, ma anche americani, italiani, animazione. E, sì, è vero che... Dunque, praticamente cerchiamo di... ma distratto. Allora, l'associazione per l'appunto si promuove questo scopo, cercare di organizzare gite per fiere, organizzare incontri con autori, editori e null'altro. L'associazione ha una rivista di Mezzano Fumetto che potete trovare all'entrata, mi è fornito già. Su cui qualsiasi socio ha diritto a scrivere articoli, recensioni o anche a pubblicare fumetti. Nient'altro. Se volete, all'ingresso c'è un coupon da compilare, prima di andare via magari, in cui vi abbiamo chiesto chi volete chi volete per il prossimo incontro. Per adesso abbiamo portato loro due. Se avete qualcuno che non sia Gonagai o Masakatsu Katsura, insomma, qualcuno magari alla portata, siamo nati appena nel 99, in realtà esistiamo dal 94, però, e nient'altro, passo la parola a loro due. Ok, allora grazie innanzitutto per averci dato spazio, perché spazio ce n'è parecchio. E ciao a tutti, siamo qui per fare quattro chiacchiere un po' sulla Star Comics e un po' sulla K Edizioni, che come sapete sono due ditte che vanno avanti a braccetto di pari passo ormai da quasi un decennio, direi. E per l'appunto spiego esattamente nel dettaglio a chi non lo sapesse ancora: la K Edizioni è una piccola casa editrice che si occupa di fumetto italiano, che si occupa di romanzi tratti dai più famosi fumetti giapponesi, che però fornisce anche tutto lo staff redazionale e creativo, diciamo, per la parte giapponese dei manga della casa editrice Star Comics di Perugia. Quindi siamo praticamente la stessa cosa, diviso due, una specie di un corpo con due anime, se vogliamo dire una cosa un po' metafisica, oppure se vogliamo essere un po' più terra terra, stare con un piede in due scarpe, che può diventare più comoda. Ebbene, innanzitutto per curiosità mia volevo sapere chi di voi
segue le produzioni manga della Star Comics? Se mi fate un'alzata di mano, che così almeno so se parlo di cose che conoscete. C'è anche qualcuno che non lo sa. Perfetto, bene, allora così possiamo anche. No, facciamo anche il contrario. E chi invece segue anche le produzioni della K Edizioni? Vorrei una cosa. Va bene, ok, perfetto. Chi è che segue Dimensione Fumetto? Chi è che segue? Perfetto. Va bene. Allora, in genere quello che ci si aspetta soprattutto da noi quando facciamo un incontro è che facciamo un excursus un po' sulle prossime cose che arriveremo a pubblicare in Italia con... Si sente? Sì. No? Perché sento molto rimbombo, ditemi voi se vi dà fastidio, se no vengo a raccontarvela uno per uno. Ci mettiamo lì in un angolino. E quindi dicevo... In genere ci si aspetta che raccontiamo un po' quello che accadrà nei prossimi 6 mesi di pubblicazioni Star e K. Se vi interessa possiamo farlo, se vi annoiamo, andiamo a bere un caffè insieme. Insomma. Possiamo fare una cosa, noi iniziamo a parlare, poi quando voi avete delle domande... Quando sentiamo russare, ci fermiamo. Andare a casa. No, quando volete alzare la mano perché avete una domanda, fatelo senza problemi, ci interrompiamo seguiamo il discorso che impostiamo insieme. Anche interrompendoci tranquillamente. Allora, partiamo innanzitutto dalla pubblicazione che come Star Comics e come K è la nostra più rappresentativa, cioè appunto K Magazine, che è la rivista con cui abbiamo rilanciato un po' il manga in Italia dopo essere passati da Granata Press, chi conosce gli ancestri proprio del manga in Italia, dopo essere passati da Granata Press a Star Comics abbiamo iniziato appunto questa nuova produzione di manga in Italia. Adesso stiamo quasi arrivando al numero 100 e quindi insomma è un risultato che finora nessuno era riuscito a raggiungere per quanto riguarda riviste di fumetto e animazione giapponese, perché si sa che le riviste hanno sempre il problema fondamentale di parlare di tante cose e allora magari un lettore non è interessato a una parte, non è interessato a un'altra. Finora fra alti e bassi pare che siamo riusciti a interessare più o meno tutti con anche cose differenti, perché abbiamo pubblicato dai grandi autori alle nuove promesse, oppure anche fumetti sperimentali, oppure super commerciali. Siamo andati da Katsuhiro Otomo a Masamune Shiro, a Street Fighter, Street Fighter non era quell'altro, Fatal Fury, io non ricordo mai. E quindi insomma abbiamo dato un po' una panoramica vasta, sì, anche Street Fighter ma non su K Magazine. Un'altra cosa. Dicevo, stiamo arrivando al numero 100, in occasione appunto di questo numero 100 ci stiamo preparando, abbiamo fatto un po' di remix all'inizio dell'anno, abbiamo cambiato un po' la grafica, abbiamo cambiato un po' il modo di gestire i redazionali, perché abbiamo visto che molto spesso risultava noioso al pubblico fare solo dei lunghi dossier su un unico argomento o su un unico autore, per cui abbiamo iniziato a pensare che forse, dato che adesso il materiale giapponese in Italia arriva, è probabilmente più comodo trattare nel dettaglio ogni singola particella, quindi parliamo dei singoli titoli, dei singoli autori, e pare che questo sia stato una cosa buona sia per noi sia per i lettori, perché rende la rivista un po' più spigliata e un po' più dettagliata appunto su singoli titoli. In questo modo diciamo che la parte redazionale ha avuto una botta di vita, e nel frattempo la parte a fumetti ha avuto qualche nuovo arrivo che comunque si protrarrà anche all'interno dell'anno, perché ci saranno anche nuovi personaggi nuovi completamente, che arriveranno su K Magazine, mentre altri si concluderanno naturalmente le loro serie. E una cosa che mi preme avvertire, appunto per chi segue K Magazine e sa che sta per arrivare il secondo capitolo di Squadra Speciale Ghost, cioè il secondo capitolo, la seconda serie di Man Machine... la seconda serie di Ghost in the Shell, che il buon Masamune Shiro dal 94 che ci sta promettendo, non è più tanto buono, lo odiamo anche abbastanza. Come? C'è avuto anche un terremoto, si è beccato quello di Kobe, proprio sulla testa, gli ha sbrindellato per un anno lo studio, però insomma se l'è cavata, ha avuto una scusa buona diciamo. Comunque sia, avevamo preventivato il preview a colori sul numero di, se non sbaglio, giugno,
ma dato che in Giappone dovrà uscire il volume in scatolone, quello che loro chiamano il solid box, che contiene la prima parte della serie, la seconda parte della serie, il poster, gli adesivi, le decalcomanie, nonché il pupazzetto trasparente di uno dei mezzi di Motoko Kusanagi, dovremo aspettare ottobre, e quindi chi è fan di Masamune Shirow deve aspettare per l'ennesima volta, per richiesta dell'autore e dell'editore. Dopodiché, quando saremo finalmente tutti pronti, vedremo se siamo in grado di partire con la seconda parte di Ghost in the Shell. Speriamo su K Magazine. Speriamo che abbia fatto un bel fumetto, con una bella storia. La cosa buffa è che il fumetto esiste già da molto tempo, perché gli episodi iniziavano appunto a apparire sulle riviste giapponesi dal 1994. E noi ogni anno andavamo in Giappone con molta tranquillità a chiedere quando sarebbe uscito il nuovo volume. Loro ci dicevano: sta completando gli ultimi 3 episodi, l'anno dopo sta completando gli ultimi 2, ci si chiede come faccia a vivere quest'uomo, visto che pubblica un episodio all'anno. Comunque sia, è arrivato alla fine. Adesso appunto pubblicherà questo volumone, diviso in capitoli, e noi aspetteremo che l'uscita giapponese sia quella in volume singolo, ovvero non all'interno di questo box di cui vi ho parlato prima, ma di un volume singolo proprio che lui rilavorerà e praticamente ripubblicherà eliminando la divisione in capitoli, e quindi ci sarà un altro lavoro sopra da fare, quindi incrociamo le dita, speriamo bene che non ci sia da aspettare altri 5 anni. Comunque questo per appunto i fanatici di Masamune Shirow che lo stanno aspettando da molto tempo. Nel frattempo comunque partiranno anche altre cose collaterali molto buffe, tra parentesi avremo, per chi segue gli shoujo manga, dato che abbiamo Mars, che è uno dei titoli più seguiti, più, che hanno più pubblico sulla collana Amici, abbiamo trovato in una delle riviste che stanno per pubblicare in questi giorni, cioè era Morning in Giappone, Fuyumi Soryu ha fatto il balzo, è passata dalle riviste per ragazzi, è passata a lavorare anche per quelle per ragazzi, ha fatto un episodio singolo di una storia autoconclusiva che pubblicheremo appunto su K Magazine intorno o poco prima o poco dopo il numero 100, quindi entro i prossimi mesi. Bene, detto questo, su K Magazine... Perché sì. Segue questa autrice, su Amici, non è la cosa che metteremo su K, non è Mars Gaiden, che è no. Una storia completamente a sé stante, che verrà pubblicata alla fine della serie regolare di Mars. Quindi comunque è una cosa, sono due cose distinte. Sì, esatto, un episodio autoconclusivo con personaggi che non c'entrano assolutamente niente con la serie in corso. E niente, di cosa potremo passare a parlare? Abbiamo 22 testate. Beh, intanto, vabbè, voi sapete che noi siamo 4 e abbiamo, ognuno segue direttamente una fetta di tutte le 22 testate che sono adesso in edicola. Adesso io e lui parliamo più approfonditamente di quelle che seguiamo direttamente noi, poi ovviamente se avete anche domande su quelle che seguono gli altri, adesso un minimo di panoramica la facciamo per intero, ecco, però tenete presente che le cose che facciamo noi in prima persona sono quelle di cui potremo parlare diffusissimamente, proprio su tutto quel che volete. Il resto siamo un po' più sommarie, ecco, metto le mani avanti. Per quel che riguarda me, io seguo Amici, seguo Fan con Sopra Touch, seguo Starlight che sta pubblicando Occhi di Gatto e seguo Zero che pubblica Keiji. Ecco, per quel che riguarda Amici... diciamo che le serie stanno proseguendo sulla strada che avevamo intrapreso, cioè lo shoujo un po' più adulto con Mars e con Canon. Miracle Girl sta finendo, anzi per me è già finito, e verrà pubblicato subito in seguito Nijino Densetsu, che sarebbe la leggenda dell'arcobaleno. Era lo shoujo arrivato terzo. Al Grand Prix che avevamo fatto su Amici, e stranamente diciamo che è un passo un po' indietro rispetto al taglio un po' più adulto che ha assunto adesso Amici, perché diciamo che appartiene alla generazione delle storie di Candy, delle storie di Giorgi, insomma l'autrice è Chieko Hara, la stessa che ha fatto Luna, non so chi seguiva il giornalino di Candy quando... quella quindicina d'anni fa. Mi sa che qui siamo gli unici... Siamo vecchissimi ormai. Over 30, di poco ma over 30.
chi c'è di trentenne qui? Uno, come due. Siamo pochi! Quindi due della generazione Goldrake e Candy Candy, meno male. Ecco, diciamo che comunque... Non siamo soli. Tornando alla leggenda dell'arcobaleno, ci accompagna poi soltanto per un numero ridotto di episodi, di numeri di amici, quindi è un passaggio che abbiamo fatto più che altro per rispetto verso le persone che avevano votato per farlo arrivare al terzo posto del Grand Prix. Diciamo che l'autrice di Mars attualmente sembra la più seguita, soprattutto anche dai ragazzi, e fa ben sperare, perché il pubblico che segue lo shoujo, che purtroppo noi continuiamo tutti a chiamarlo shoujo, ma in realtà questa distinzione esiste perché la vogliamo fare noi, perché in Giappone ha senso shonen manga, fumetto per ragazzi con protagonista maschile che ha un'avventura di fantascienza sentimentale, di qualsiasi genere. Fumetto shoujo è perché è una ragazza che è la protagonista, ma il tipo di avventure può essere fantascienza, può essere amore, può essere qualsiasi cosa. Ecco, c'è solo questa distinzione in Giappone. In Italia, quando è stato presentato questo genere di fumetto, è stato importato con il nome che aveva giustamente all'origine, creando spesso anche situazioni imbarazzanti, per cui i ragazzi hanno shoujo, allora io non lo compro. Sbagliatissimo. Comprate Mars perché è una storia bella, che piace a tutti, anche a quel ragazzo lì, quindi vuol dire che lo potete leggere tutti quanti voi ragazzi senza mettervi nessun tipo di problema. No, il discorso è che il mercato giapponese all'origine è molto settoriale, quindi pubblica riviste indirizzate a un target unico, quindi c'è la rivista per femmine che vanno dai 4 ai 7 anni, poi c'è quella dopo dai 7 ai 9 e mezzo. Poi dopo ci sono target che vanno avanti così di 3 anni in 3 anni, quindi è una cosa incredibile pensare che anche noi in Italia, con il mercato tutto sommato ristretto del fumetto che abbiamo, ci concentriamo su una cosa del genere. Quindi i fumetti che stiamo pubblicando, a parte alcuni casi, sono leggibili veramente da una fetta molto ampia di lettori. I lettori della Star Comics in generale, il nucleo più grande va dai, diciamo, 16-17 anni fino ai 22-23, però abbiamo lettori che con l'arrivo di Dragon Ball e Sailor Moon iniziavano addirittura a leggere manga ai 6 anni, e con gli autori famosi andavamo addirittura oltre i 40 anni, quindi cioè, è inutile in Italia stare a fare differenziazione fra shoujo, shonen, più grande, più piccolo, eccetera. Quindi alla fine dei conti questa cosa abbiamo provato a fare inizialmente, a proporre titoli diversi, modi diversi di vedere il manga, adesso chiunque può concentrarsi su quello che più gli interessa, possibilmente andando a vedere che cos'altro esiste, non solo della nostra casa editrice ma anche di altri. Infatti l'importante è questo, cioè anche quando si parla di sovraffollamento di edicole, eccetera, eccetera, concorrenti e non concorrenti, cioè la Star Comics fa 22 testate per scelta, non ne può fare di più perché sennò ci suicidiamo tutti e quattro, quindi non è impensabile. Quindi ben venga se una casa editrice fa un fumetto che noi non possiamo fare, perché innanzitutto se è un fumetto che vale la pena di essere pubblicato, siamo i primi noi stessi a leggerlo comprandolo da altri, quindi non è quello il punto. Il problema fondamentale è il sovraffollamento di cose inutili, che però andiamo su discorsi che magari, se vogliamo approfondire anche dopo, li possiamo approfondire. Parlavo delle testate che seguo io. Stanno per giungere alla conclusione anche Keiji su Zero e Occhi di gatto su Starlight. Grazie, ogni tanto mi fa pino. su Starlight. Praticamente finiranno lo stesso mese, che dovrebbe essere ottobre-novembre, adesso non ho la certezza matematica. Non ci siamo portati dietro la schedina, no, infatti, però... No, infatti ogni tanto, ultimamente, con tutte queste testate ci portiamo tipo gli appunti... Sappiate che ormai, da adesso in poi, appunto avendo 22 testate, è molto facile che ogni mese ci sia un ricambio di 2 nuovi titoli, in media, quindi alla fine dei conti anche noi stiamo per diventare pazzi. È proprio per questo motivo che ci siamo divisi le testate a settori, se no non ci capiamo assolutamente più niente. E niente, diciamo che finalmente, e la prima ad essere contentissima di questa cosa sono io, perché è bellissimo, stiamo per pubblicare Family Compo. Dopo Occhi di gatto su Starlight. Sapete cos'è Family Compo?
Sì, uno, sì, due, tre. Però è un fumetto bellissimo, intanto io metto le mani avanti. Intanto è sempre di Tsukasa Ojo, esatto. Cioè l'autore di Occhi di Gatto, l'autore di City Hunter. La cosa divertente è che intanto, come dicevamo, alcuni autori stanno crescendo di età loro principale. In Giappone funziona così, che gli autori raccontano storie dove per primi loro riescono a identificarsi, cioè le storie di Candy Candy sono state scritte da Yumiko Igarashi quando aveva 18 anni. Quando Yumiko Igarashi aveva 30 anni, ha iniziato a fare fumetti per adulti. Adesso che è 50 anni. Non fumetti per adulti? No. Come intendiamo? Le porno avventure di Candy Candy, no, e del Procione. Però diciamo che ha modificato i contenuti delle sue storie e il target, soprattutto dei personaggi che popolano le sue storie, in conseguenza al fatto che gli anni passavano anche per lei. Stessa cosa avviene per il bravo Tsukasa Ojo, che, smessi i panni del giovane infingardo, che sta facendo una storia, no, stiamo esagerando, perché la storia è molto bella, è molto giovanile, cioè molto fresca, non è assolutamente una cosa. Però la base della storia è una famiglia. È una famiglia. Intanto stiamo parlando di una famiglia molto particolare. Il protagonista principale è un ragazzo che si trova per una serie di motivi familiari ad andare a vivere con parenti di un'altra città. Una coppia sposata che ha una figlia più o meno dell'età del protagonista, sua cugina. La famiglia è strana, apparentemente non è strana, no? È strana dopo, nel senso che si scopre che per una serie di motivi il papà non è il papà, è la mamma. La mamma però è il papà, cioè nel senso che la figlia, il problema è la figlia, cioè ovviamente lui si innamora della cugina, ma la cugina è sua cugina o suo cugino? Qua non si sa, non è molto chiaro. E non si scopre neanche bene, perché tutte le foto di questa ragazza sono ambigue. Ce n'è una dove lei è molto femminile, con un bel vestito, un'altra dove è vestito da uomo, cioè, e lui non ha ancora capito. E voi sapete come un autore giapponese sia in grado di creare 10.000 situazioni diverse utilizzando un'idea, rendendola fresca ogni volta. Quindi passeremo tutta la serie a cercare di capire se questa è un lui o una lei. Quindi, e diciamo che quindi il tipo di storie è più sulla sitcom che non sull'avventura. Sì. E Tsukasa Ojo è molto bravo comunque a sbrigarsela anche in questo campo, e quindi ve lo consiglio vivamente, perché vale la pena di vederlo, di leggerlo. E invece per quanto riguarda Zero alla fine di Keiji, fumetto che purtroppo non ha avuto il riscontro che speravamo, peccato perché è una bella storia, è veramente, non solo è disegnata bene, sembra Ken il Guerriero, però cioè, molti l'hanno comprato aspettandosi Ken il Guerriero, sono rimasti delusi e non l'hanno più comprato. Altri hanno comprato Ryusei, che non è andato molto bene, dello stesso autore, parlo di Ara ai disegni, che per la storia così un po' più bruttina non è piaciuto. A quel punto non hanno più comprato Keiji per paura di trovarsi davanti a una storia che non avesse né capo né coda. In realtà la cosa importante da capire è che il disegnatore è un disegnatore, è lo sceneggiatore che fa la storia. Lui è bravo a disegnare, cioè i suoi personaggi sono molto simili gli uni agli altri, ma se vogliamo anche Mitsuru Adachi, l'autore di Touch, fa personaggi molto simili gli uni agli altri, e non per questo è una discriminante negativa. Sì, ce n'è un'infinità di autori effettivamente che come se fossero degli attori, no? I personaggi li riutilizzano come pupi avati, usano sempre le stesse facce, come determinati registi usano. Addirittura Tezuka usava dichiaratamente gli stessi personaggi, cioè nei film, per esempio, c'era Black Jack, lui che faceva la parte del cattivo e si chiamava in un altro modo. Sì. Per esempio, come se fossero degli attori. Questa era una figata. Ecco, e Keiji purtroppo non è stato capito. Io spero che succeda come con Raph, che sempre di Mitsuru Adachi non era andato bene, abbiamo dovuto cercare di raccogliere il più possibile, è uscito per riuscire a terminarlo, abbiamo dovuto fare i salti mortali, e adesso chi segue Touch è andata a recuperarsi Raph, perché effettivamente ha scoperto essere un bel fumetto. Raph o
Rogue, come in genere viene pronunciato, perché è più... Ecco, io spero veramente che per pronuncia succeda la stessa cosa, perché è una storia che vale la pena di essere recuperata, è uno spaccato del Giappone molto bello, molto particolare, e spesso noi leggiamo fumetti giapponesi che appartengono a un'altra cultura molto bella e molto diversa senza saperlo, cioè senza capire fino in fondo la differenza che c'è tra la nostra cultura e la loro. E secondo me è importante, ed è bello più che importante, ecco, avere una panoramica di tutto quanto. Dicevo, terminando Keiji, Zero ha un buco vacante, un buco che viene colmato da Yu Yu Hakusho, Yu degli Spettri, che in questo momento è pubblicato su Express. Quindi Yu degli Spettri passa in monografico, come era già successo per Capitan Tsubasa, e alleggerisce Express permettendogli di pubblicare... Sì. Viene ripresa dall'inizio. Sì, sì, non facciamo faremo mai più l'errore di Ushietora, quello veramente è stato... In quel momento ci sembrava la scelta migliore, perché non era mai stato fatto prima di riprendere un fumetto già pubblicato fino a quel punto, e quindi avevamo dato malamente per scontato che chi seguiva la storia l'avesse già comprata da granate, quindi potesse tranquillamente continuare a seguirla. In realtà la storia ha attirato nuovi lettori, e quindi c'è stato effettivamente bisogno di una ristampa dei primi numeri, che verrà fatta... Come? Ice. Il problema di Ice è che, come tutte le cose che mettiamo in rivista recenti, siamo molto vicini alla pubblicazione giapponese. Non la stiamo inseguendo, perché comunque loro pubblicano 4 episodi al mese su rivista, mentre invece noi ne pubblichiamo 2, 1, 2, dipende da quanto c'è spazio. E il problema è che è una pubblicazione che è ancora in corso in Giappone, e quindi se noi ci mettiamo a pubblicare adesso una cosa che è in corso, rischiamo di arrivare a un certo punto, di raggiungerla, perché noi su un album monografico pubblichiamo almeno 6, 7, 8 episodi, rischiamo, soprattutto se facciamo i volumi grossi, rischiamo di raggiungerli, e improvvisamente non si può più leggere Ice o quello che è per mesi o addirittura anni. Guarda, una cosa che noi non condividiamo, appunto, guarda cosa è successo per esempio con Guyver. Noi abbiamo iniziato a pubblicarlo ipotizzando che fosse vicino alla conclusione della serie. Così non era. Addirittura cosa è successo nel frattempo? Guyver ha cambiato editore. Per cui, oltre ad aspettare le nuove storie, abbiamo dovuto aspettare che in Giappone uscissero tutti i vecchi episodi ripubblicati dal nuovo editore. L'anno scorso, verso la fine, è uscito il nuovo volume, noi l'abbiamo potuto mettere in programma solo adesso. E così non ci piace. Quindi questo significa che per leggere Guyver bisogna aspettare un anno e mezzo ogni volta. Come dicono le persone che parlano il linguaggio forbito, è come spararsi sui coglioni. Quindi, proprio quindi alla fine dei conti cerchiamo il più possibile di non fare queste cose. So che come lettore, so che è un tedio leggere una storia uno o due episodi al mese, però quando si pubblicano fumetti nuovi in corso, ritengo che sia molto più sopportabile leggerne un pochino molto spesso, piuttosto che leggerne un bel pezzo per 6 mesi di seguito e poi dopo non averne più niente per 2 anni, fa conto. Il problema, temo, che potrebbe avvenire anche con Le bizzarre avventure di Jojo, perché è un fumetto che sta andando avanti, ha compiuto 10 anni l'anno scorso in Giappone, e da noi quasi, perché lo stiamo per raggiungere. E, è uscita la 5ª serie, che stiamo pubblicando tra parentesi adesso, doveva essere l'ultima. Haraki all'inizio dell'anno ha iniziato a pubblicare la 6ª, e per cui ci siamo sentiti un po' disorientati, al che mi sono dovuto mettere a fare dei calcoli per la programmazione, e ho visto che se la 6ª serie durerà esattamente come le altre, ce la faremo tranquillamente a vederlo tutto intero senza interruzioni. Se dura di più, dobbiamo inseguirlo, dobbiamo frenare un po', non so in che modo, riducendo di un episodio al mese, non so in che modo proprio come si potrebbe fare. E se fa un'altra serie, necessariamente bisogna troncare dopo la 6ª, aspettare che escano nuovi episodi. Spero per noi, in senso editoriale, che la serie di JoJo finisca con la 6ª, anche se in realtà a me, in quanto anche
oltre che lavorarci sopra, mi piace molto, spero che la continui anche in eterno. A me va bene continuare a leggermela, perché non, mentre ci lavoro sopra, appunto, me la leggo e mi diverto molto. Quindi il discorso è proprio questo, come fare? Fare albi sottilissimi come fanno in America? Non lo so, ti compri un albo che costa 4.500 lire e ci sono 20 pagine, non ha senso. Quindi alla fine dei conti questo purtroppo è l'unico sistema che abbiamo per pubblicare serie nuove. Le riviste servono proprio a questo, se no bisognerebbe fare monografici che escono a random. Scusa, puoi tornare? Dove eravamo? Eravamo a Yu Yu Hakusho, Yu degli Spettri. E praticamente stiamo, parlo anche un attimo di Neverland, perché praticamente dalla conclusione di Mesonikoku la prenderò in mano io, farò uno scambio. Andrea Pietroni prenderà Yu Yu Hakusho perché lo seguiva di più su Express. Perché su Neverland al posto di Mesonikoku giustamente proseguiamo con la Takahashi, ci sarà Inuyasha che ha raggiunto un numero di volumi sufficienti a poter essere serializzato senza interruzioni, appunto come spiegavo. Sempre se la quantità della durata della serie è quella che ci hanno detto inizialmente, perché se abbiamo sempre il solito problema che ci sta accadendo anche adesso con, tra parentesi, Cardcaptor Sakura. Ci avevano dato per certa la conclusione di Cardcaptor Sakura al 12° volume, attualmente hanno deciso di continuare la serie e noi avevamo già deciso cosa pubblicare dopo. Ah, e adesso? Vabbè, vedremo come risolvere. Comunque chi legge Cardcaptor Sakura stia tranquillo che continueremo a pubblicarla fino alla fine. C'era una mano alzata? Sì. Sì, quello lo pubblica la Marvel, per l'appunto. No, tipo... Sì, no, lo so, sì, no, ti sto facendo sì con la testa, non ti posso ancora dire i titoli, però se leggi le nostre pubblicazioni più o meno si è già capito verso quali siamo orientati. E tra parentesi, gli Shonen Ai che pubblicheremo andranno proprio su K-Extra, infatti è proprio per questo che ti sto dicendo che avevamo già deciso cosa pubblicare dopo Cardcaptor Sakura e... Adesso bisogna vedere. Sì, anche perché uno lo conoscete tutti sicuramente, l'altro ne abbiamo parlato noi diverse volte, quindi si conosce. Io non dico niente, ci sono dai buona. Io non dico niente. Ci sono titoli che si conoscono. Su uno abbiamo dovuto congetturare molto perché ci piaceva la storia, ma il disegno un po' più arduo, però insomma, alla fine si sa che il disegno è il primo impatto, però la storia è quella che ti permette di continuare a leggerlo all'infinito, quindi alla fine dei conti abbiamo fatto una mediazione con i nostri gusti. C'è anche una ragazza di Yumi? Sì. Dove? Ah, è bellissimo quello lì. Il problema è quello che ti dicevamo prima della lunghezza. Allora, io... Attualmente, amici, è l'unica testata... Diciamo cosa, aspetta, forse non si è sentito. Stiamo parlando di Glass No Kamen, ovvero il grande sogno di Maya che è stato messo in televisione anni fa, era la storia di quella ragazza che voleva fare l'attrice. Esatto. Il problema praticamente è questo, che attualmente noi abbiamo soltanto amici come testata shoujo, perché effettivamente lo shoujo manga sopravvive, ma non è che prospera. E è impensabile aprire una testata nuova per Glass No Kamen. Potrei metterlo su Amici, ma qual è il problema? Cioè Glass No Kamen è una storia molto più complessa, nel senso che in ogni numero succede poca roba, però è molto bello perché ci sono le commedie che lei interpreta, quindi comunque si entrano dentro altre storie. Il problema però qual è? Sono usciti soltanto 41 volumi. Soltanto. Allora noi possiamo... guarda l'ipotesi, è allucinante. Una volta ogni 3 mesi su Amici, 41 numeri, quanti anni andiamo avanti? E poi magari l'autrice che... Ci rivediamo qui con le rughe. L'autrice non sta proseguendo la storia, magari arriviamo anche a raggiungerla. Tra 5 anni la raggiungiamo e non vediamo come va a finire neanche tra 5 anni. Tra parentesi credo che sia lei l'autrice che ha avuto la crisi mistica religiosa. Dovrebbe essere lei, perché io o è lei o è l'autrice di Jenny la tennista. No, forse quella di Jenny la tennista. Perché ogni tanto anche gli autori giapponesi
partono per la tangente. Non ci ricordiamo se è lei o se è l'autrice di Jenny la tennista, comunque, insomma, che ha avuto, che ha praticamente... Allora dico che è Jenny la tennista, dici? Forse non si sente... Spera che ti do il microfono. Arriva un microfono, così lo sentiamo tutti quanti. Praticamente... Se lo tieni vicino, penso che... Ok. Praticamente ho visto che ha pubblicato sia riassunti, praticamente per volume, e sia qualche pagina proprio originale. È arrivata a 47/10, mi pare. E la storia è bellissima, perché poi in Italia, quando abbiamo visto come cartone animato, non ha fatto vedere niente, praticamente. Interrotto, quindi proprio... No, ma per dire, io sarebbe, personalmente, non seguo tantissimo gli shoujo manga, però quello sarebbe uno di quelli che proprio vorrei vedere, anche perché seguivo molto la serie televisiva e mi piaceva parecchio. Il problema è proprio questo, che rischi di farlo eterno e poi alla fine l'autrice non lo conclude, perché appunto, se è lei sempre, e non mi ricordo se è lei... Mi ricordo, ogni tanto anche gli autori giapponesi hanno le loro cose, insomma... Una di queste autrici a un certo punto ha sentito una chiamata da una divinità di una montagna, era diventata ricchissima, si è acquistata la montagna, ci ha fatto un tempio sopra, è diventata sacerdotessa di un nuovo culto, ragazzi, non sto dicendo una scemenza, e lei continua a disegnare le storie solo quando la sua divinità gli dice che può continuare. E la cosa inquietante è che questa donna sta vivendo da 4-5 anni esclusivamente bevendo un tipo di tè senza mangiare niente di solido. Cos'è successo? Per quello che non lo finisce, che è impazzita. No, X-File in Giappone, che bisogna mandare... E che la storia venga finita, perché nel momento in cui esce, io qua lo guardo, giuro, nel momento in cui esce l'ultimo volume, a costo di pubblicarlo io personalmente, portandolo a libreria per libreria, quello mi impegno anch'io. È che è un tedio veramente, 3 numeri alla volta, già vedo Mars, già vedo Canon. Quindi l'unica sarebbe che lo shoujo manga, e continuiamo a dire sta parola, vabbè, però ce la diciamo fra di noi, poi non andiamo a dirla in giro, avesse un bel po' più di pubblico, in modo da permetterci di avere un'altra testata che pubblica shoujo manga, e quindi in quel caso sicuramente Glass No Kamen la infiliamo, sperando che arrivi a una qualche conclusione. Bene. Altra domanda. C'è una speranza per pubblicare Shite Night oppure il fumetto di Renzi la strega? Sono richieste che arrivano, anche quelle lì. Io non le avevo tanto prese in considerazione per un motivo forse magari anche banale, però pensavo che prima di tutto Amici dovesse raccogliere del pubblico. E quindi pubblicando Mars, pubblicando storie tipo un po' più adulte, un po' più con un target un po' più alto, di riuscire a prendere un po' anche i ragazzi. Adesso non so se ci riuscirò, non so, ancora non è chiara la situazione di quanti veramente stanno leggendo Amici. E quindi aspettavo a pubblicare queste storie che sono un po' più vecchie, perché sono state disegnate molti anni fa, soprattutto Aishite Night, che sarebbe Kiss Me Licia, ha un tratto molto, molto, molto diverso dal cartone animato e, se vogliamo, anche un po' grezzo, non so come dire. E se vogliamo anche la storia, non è che seguo proprio... No, la storia è un po' diversa, infatti. È bello, è molto bello. È un po' troppo particolare, forse, per prendere del pubblico che non è abituato a seguire shoujo manga. Poi, molto spesso, ci vengono fatte delle richieste perché il relativo cartone animato riappare in televisione. Guarda che mi mami. Sono richieste che durano esattamente quei 2-3 mesi che c'è il cartone animato in televisione, e subito dopo viene dimenticato. Per cui, se noi ci impegniamo in una cosa del genere solo perché c'è la promozione televisiva, ben venga, perché comunque la promozione televisiva che ti fanno inconsapevolmente ti aiuta a vendere di più un titolo, a far aumentare il pubblico. Però il problema è che se il pubblico te lo chiede solo perché l'ha visto quello lì e dopo vuole avere il fumetto, se lo dimentica 3 mesi dopo e tu non fai in tempo a programmarlo, chiederlo agli autori originali. Oppure i tempi di programmazione sono lunghissimi. Noi adesso stiamo già programmando il 2002, il 2003, quindi diventa un problema fare una cosa. Sì, non hai la velocità, cioè manca la velocità di poter inserire le cose nel momento in cui sono più richieste. Oppure succede, come ti dicevo, con Creamy Mami, che in base al cartone animato è stato votato il fumetto era molto diverso,
quindi alla fine non è piaciuto, giustamente. Quindi hai sempre quel rischio, quel dubbio, magari lo fai perché ti viene richiesto molto, dici vabbè, togliamoci questo peso dal cuore, però poi dopo per l'editore non è che dopo, dato che siamo noi che andiamo a parlare con l'editore, quando l'editore dice ma questo titolo non è che è andato proprio benissimo, allora fai cose un po' meno sperimentali. Vivi pure. Magari. Orfeus, mi stai dicendo delle cose bellissime. No, allora, mi piacerebbe moltissimo. Guarda, ma moltissimo. Aspetta, ripetiamo il titolo perché come Orfeus, Nomado, la finestra di Orfeo, della stessa autrice di Lady Oscar, Yoki Ikeda. E praticamente è bellissimo, è tristissimo, però è bellissimo. Perché io ho trovato il volume in giapponese, ma naturalmente... È molto bello. Il problema qual è, secondo me? È un po' lo stesso problema che Kiss Me Licia o Renzi, cioè intanto è molto vecchio come stile di disegno, è stato fatto negli anni 70 ed è diciamo lo stesso tratto che di Lady Oscar, è tra Lady Oscar e Caterina, che è un'altra cosa che ha fatto subito dopo. Praticamente ha questo problema, secondo me, molto basic. Caro fratello non l'ha letto nessuno ed era bellissimo. Io ho un po' paura a proporre delle cose più vecchie con un tratto che poi magari è già stato pubblicato da noi e non è piaciuto, perché temo sempre che non possa funzionare. Temo sempre che la gente magari che ha letto Caro Fratello e non gli è piaciuta dia per scontato che anche questa non sarà bella. Hai capito? Però io non le escludo queste cose, anzi io spero che si diffonda sempre di più lo shoujo, proprio per avere la possibilità di inserire anche altre cose più vecchie. Ma te hai detto che l'hai letto in italiano, quindi? No. No, sai la storia così? Non sì. L'hai visto fino alla fine? No, io praticamente sono andata a Lucca, alla Fiera di Lucca, e c'era il volume tutto in giapponese, sfogliando le pagine. È molto bello, è tutto sulla rivoluzione russa. Sì, sì, e praticamente è una leggenda, inizia con una leggenda in un collegio, praticamente, dove c'è una torre e chi guarda dalla finestra, chi si sporge da quella finestra e vede sulla strada un'altra persona, sarà la persona di cui questo si innamorerà. Quindi ci sono una serie di personaggi che vedono dalla finestra un'altra serie di personaggi, poi come vuole far sempre l'Ikeda succede una roba pazzesca e scoppia la rivoluzione russa, uno di questi personaggi è russo, massacro. E ho saputo, una triste notizia, che l'Ikeda ha smesso di disegnare, è vero? Attualmente sta facendo, no, intanto stanno uscendo un sacco di riedizioni delle cose vecchie che aveva fatto. Lei, oltre alle di Oscar, oltre alle cose che noi conosciamo, ha fatto un altro fumetto in due volumi dove proseguono. Allora, lei ha fatto tutta una serie lunghissima su Napoleone, con diciamo le mosse dalla fine della Rivoluzione Francese, quello che è successo dopo. E molto dopo con Napoleone. Poi ha fatto un'altra storia di due numeri dove i protagonisti sono Rosalie e Bertrand, che si vede che cosa, cioè tutto il seguito della Rivoluzione Francese, tutti i massacri che sono finiti poi per fare i rivoluzionari, il regime del terrore, tutte queste cose qua. Ha fatto una storia su sempre storici, comunque Caterina, che è sempre un personaggio storico. Si è specializzato su queste cose qua. Di nuovo, in realtà, non è uscito nulla. Perché comunque ci sono questi autori che iniziano ad avere già una certa età. E molti smettono di disegnare proprio anche perché non ce la fanno più. 45 anni dovrebbe avere. Ne avrà una cinquantina, sì. Faccio l'esempio che siamo stati, l'ultima volta che siamo stati in Giappone, cos'era? Settembre scorso. C'era Monkey Punch che l'abbiamo visto per le ultime cose riguardanti il fumetto di Lupin III che abbiamo realizzato in Italia, e praticamente era lì che quando ci siamo visti era tutto di fretta perché stava appunto cercando di mettere avanti le pratiche per poter andare in pensione. Lui c'ha già 60 e rotti anni, perché lui non è che non voglia smettere di disegnare, cioè lui è comunque interessato a continuare a disegnare, eccetera. Quello che gli rompe sono le scadenze. E voi sapete che lavorare per una rivista giapponese significa che per tutta la settimana lavori, finisci, esci un attimo a prendere una boccata d'aria, a fare la spesa per la prossima settimana e poi rinizi a disegnare.
che tu abbia gli assistenti o meno, comunque devi produrre alla svelta. Soprattutto perché in Giappone, se non sei un autore famoso come Rumiko Takahashi, come Toriyama, che sono i nomi più famosi, non è che la carriera di disegnatore sia una carriera che ti permette di avere dei grandi guadagni. Anzi, spesso ci dicevano gli autori che abbiamo conosciuto, compreso l'autore di Calm Breaker, che non si dice in giro che fa il disegnatore di fumetti, perché cioè è una di quelle cose. È quasi sconveniente. La mamma, se tu vai a chiedere la mano alla tua fidanzata, dalla mamma di questa, perché in Giappone si usa ancora, la mamma di questa, ma storce un po' il naso se tu gli dici che fai il disegnatore. Oppure di fumetti. Redattori, editor che lavorano nella sezione manga di una grande casa editrice, quando gli viene chiesto che lavoro fanno, dicono solo che lavorano per una casa editrice. Se gli chiedono nello specifico, dicono letteratura. Perché cioè, non è una vergogna, però c'è ancora una mentalità molto conservatrice che ma i fumetti, queste cose. Diceva Keiko che è un po' cambiato l'atteggiamento nei confronti dei disegnatori di fumetti da quando una rivista, un quotidiano molto importante che hanno loro, ha pubblicato tipo la classifica, come fanno da noi i giornali scandalistici, i 10 personaggi più ricchi del Giappone. E nelle prime posizioni, cioè non nelle prime, nella rosa di questi 10 c'erano anche Rumiko Takahashi e Toriyama. E Naoko Takeuchi prima di tutti, lasciamo perdere, Naoko Takeuchi, cioè ormai lei... Ci sono dei palazzi in Giappone che sono soprannominati Sailor Moon Building e Dragon Ball Building. Perché li hanno fatti la Toei con i ricavati delle serie di Dragon Ball e di Sailor Moon, quindi un delirio, quindi proprio siamo arrivati a questi livelli. Comunque sia, se non sei un autore, quindi se tu dici buongiorno sono Akira Toriyama, Akira Toriyama, se tu dici buongiorno sono... Cipango, anche Balengo. Anche un nome molto grosso per noi. Cioè, i nomi veramente. Allora, gli autori che hanno veramente voce in capitolo all'interno della casa editrice sulle cose che loro vogliono fare sono pochissimi. Pochi. Una decina in tutto il Giappone. La Takahashi è un'autorità dentro Shogakukan. Però tutti gli altri, che pur sono famosi, per dire Mitsuru Adachi, l'autore di Touch, che pur è famoso, non ha la stessa autorità della Takahashi all'interno della Shogakukan. La Takahashi decide lei che cosa vuole fare. Rumiko Takahashi è quasi un consulente dell'editore, cioè se quando hanno un dubbio su un titolo, se pubblicarlo o no, chiedono a lei e lei dice secondo me questa qui è una cosa buona, è fatta in un certo modo, eccetera, e allora lo pubblicano. Cioè per allora quello che dice lei è oro colato, quindi alla fine dei conti. Sì, però la carriera di disegnatore non è una carriera talmente creativa che ti permette di essere ricco, famoso e tutto il resto, anzi, quindi... È facile che autori raggiunti una certa età preferiscano comunque andare in pensione o comunque dedicarsi ad altre cose dove magari guadagnano di più e sono più conosciuti. Per questo. Così. C'erano delle altre mani alzate? Ok, mi sembrava, poi non l'avevo più visto. Salve. Siccome sono arrivato un pochino in ritardo, volevo sapere se oltre a porvi domande sulla programmazione editoriale, si poteva fare qualche domanda su alcuni editoriali anche ultimi che sono usciti su Kappa. Puoi fare domande su tutto. Benissimo. Dunque, sull'ultimo editoriale del Kappa Magazine. Ne stavamo parlando proprio prima. Sì, ne stavamo parlando prima. C'è tutta la prima fila che ride. Ah, benissimo. E, insomma, la grande casa delle idee degli altri, abbiamo capito chi è. Questi altri piccoli rapaci, parassiti, non so, chiamateli come vi pare. Il problema è che l'editoriale evidentemente non è stato, cioè siamo stati troppo criptici, non è stato capito. Allora, cioè, noi abbiamo criticato una cosa, e questa l'abbiamo criticata dopo aver partecipato all'ultima fiera degli illustratori di Bologna, Children Book Fair, dove arrivano gli editori giapponesi e dove gli editori italiani si avventano giustamente. Abbiamo criticato il fatto che alcuni grossi editori, fra cui quella, tolgano spazio e autori che già piccole case editrici pubblicano. Allora, il problema è questo, che nell'editoria a fumetti, nonostante contrasti eccetera, c'è sempre stata una specie di cavalleria, nel senso che in generale, in linea di massima, si hanno idee diverse su come proporre dei fumetti e su quali autori o quali tipi di fumetti proporre. Molto spesso questo si risolve anche con una cosa molto semplice.
si lavora con editori giapponesi diversi, che è la cosa più semplice in assoluto, dato che ce ne sono moltissimi, oppure ti dirigi a certi tipi di fumetto, chi vuole fare quello più d'azione, quello più sportivo, quello più innovativo, quello più simile al cartone animato televisivo. Queste le grosse case editrici di manga, come possono essere appunto la Star Comics o la Marvel, per dire. Il discorso è che ci sono anche piccoli editori che portano avanti un discorso autoriale e che si sono sforzati, hanno messo... Hazard, la Phoenix, sono case editrici che hanno fatto grossi sforzi per pubblicare certi editori, per pubblicare certi fumetti, certi autori, magari meno popolari di altri. E quindi sono case editrici a cui deve andare un grosso ringraziamento da parte di tutti per averci provato e per dare la possibilità al pubblico di poterli continuare a leggere costantemente, perché certi autori in edicola non potrebbero apparire perché avrebbero vendite talmente basse che non riuscirebbero a portarle avanti, mentre invece in libreria, dove c'è un pubblico fedele e soprattutto puoi proporre un libro di un autore molto particolare, perché appunto il pubblico ti segue ed è un po' più propenso alla cosa un po' diversa, alla cosa un po' più strana o un po' più autoriale, ti puoi basare su è più o meno quello che poi come facciamo noi come K edizioni, quando facciamo il fumetto italiano. Dubito che i nostri fumetti italiani potrebbero andare in edicola, per cui lavoriamo direttamente sulle librerie. Allora, vedere case editrici piccole che fanno un lavoro molto serio e molto accurato su certi autori fa piacere. Il problema è che le grosse case editrici molto spesso, quando vedono che nelle librerie c'è qualcosa che funziona fatto da un piccolo editore, vanno dall'editore giapponese che fornisce il materiale al piccolo editore italiano e a suon di soldoni o a volte di altre cose che non dovremmo stare, di cui non dovremmo starne a parlare qui, perché c'è tutto un mondo dietro, ragazzi, che arrivederci, va a portare via quegli autori a quelle piccole case editrici. Io trovo che sia una cosa molto irritante, molto vigliacca se vogliamo, perché tu fai un dispetto a un piccolo editore che si è sforzato tantissimo per proporre una cosa e poi perché magari quella cosa funziona abbastanza bene in libreria, tu facendoti forza come grosso editore, come grosso imprenditore, e lo dico tra virgolette imprenditore in questo caso, perché uno che si comporta così non è un imprenditore. È un prenditore, bravo. Va a portare via forze all'altro, all'editore piccolo, e in più cosa fa? Magari si accorge che alla fine non vende quello che ipotizzava e abbandona la pubblicazione a metà. Quindi ci sono editori piccoli che si vedono portare via serie durante la pubblicazione o autori che hanno provato a proporre. E quindi non stavamo parlando della Star Comics. La Star Comics ha 22 testate con un ricambio continuo di autori. Abbiamo addirittura la garanzia che certi autori li possiamo pubblicare solo noi, come Rumiko Takahashi, Mitsuro Adachi. Sì, ma io non mi riferivo a voi, quindi, cioè, mi riferivo a questi editori che... La nostra incazzatura è sul modo di fare. Cioè, quando è iniziata la cosa dei manga in Italia, c'era un po' questa cavalleria, non ci si toccava gli stessi editori. Guarda, adesso è diventata Star Comics e Marvel, per dire. Sembra quasi una guerra civile. Tutti contro tutti. Sì, però anche dipende dall'editore straniero che non ha anche serietà. Sì, bravo, nel... stavo arrivando a questo. Cioè, noi in Italia, diciamo, Star Comics, poi noi, Star Comics, distinguiamo, perché voi. Noi siamo K. Star Comics e Marvel, in un certo senso, si sono spartiti il mercato pestandosi i piedi nel minimo indispensabile, cioè ci pestiamo i piedi su Kodansha, non ce li pestiamo su Kadokawa, cioè, hai capito? In un certo modo stiamo lavorando parallelamente. Ci sono anche titoli molto diversi, se ci fai caso. Quindi, ci faccio caso perché bene o male... A parte certe singole cose, facciamo proprio due modi diversi, abbiamo due modi diversi. La cosa di fare che ci ha scatenato anche questo editoriale, non solo il fatto di assistere a questa operazione da parte degli editori italiani, ma la cosa che ci ha lasciato molto sconcertati era anche l'atteggiamento dei giapponesi, nel senso che all'inizio loro si sono sempre comportati in maniera molto filologica, cioè un autore lo pubblica alla Star, quell'autore della Star. Ultimamente invece, perché dovevano avviare un mercato in Italia, cioè
essere loro per primi coerenti e pian pianino sfondare sempre di più le porte per, giustamente dal loro punto di vista, colonizzare sempre tra virgolette il mercato italiano con i loro prodotti. E hanno fatto una strategia di mercato che ha premiato, perché in questo momento in Italia le testate giapponesi sono tantissime. Cos'è successo? Non hanno più bisogno di spingere il loro prodotto si vende, chiunque può comprare manga adesso. Una volta loro erano più selettivi, prima guardavano come veniva pubblicato, anzi la loro prima esperienza fu con Granata fallì con degli insoluti, quindi la prima volta che contattammo noi editori che avevano già lavorato in Italia con Granata, la prima cosa che si preoccupavano era sapere se questi insoluti potevano essere coperti, cioè, non avevamo le forze per poter fare questa cosa. Non vi dico i problemi cosa. Per pubblicare i fumetti che erano stati abbandonati da Granata. Sì. Cioè, è stata una cosa che la Star Comics ha dovuto mostrare i propri tabulati, far vedere il fatto che si aveva la tipografia che poteva fare. Quindi diventa una cosa veramente clamorosa. Sì. Adesso invece è talmente Se io Andrea Baricordi, da solo, vado da un editore giapponese e gli chiedo un titolo, me lo dà. Perché sa che in Italia comunque tutti comprano tutti, tutti potete pubblicare manga adesso. E soprattutto ci sono diversi modi di comportarsi all'interno di ogni casa editrice. Per dire, Kodansha, che è la più occidentale come mentalità, non si mette nemmeno più il problema di dire questo autore finora l'ha pubblicato la Star, non lo posso dare a Pinco Pallino che me lo viene a chiedere, perché prima chiedo a loro se lo vogliono continuare. Invece con noi che siamo grossi, con la Marvel che è grossa, lo fa. Col piccolo editore non lo fa. Un titolo che oggi è pubblicato dal piccolo editore e domani lo chiede il grosso, loro non vanno dal piccolo editore e gli dicono me l'ha chiesto il grosso, tu cosa fai, lo finisci, non lo finisci, se adesso non lo stai facendo perché boh, cosa fai, cosa non fai. Lì lo danno automaticamente a quello più grosso. Quindi il piccolo editore si trova in una posizione che sembra di vantaggio ma poi alla fine anche di svantaggio. Cioè ha il vantaggio che può chiedere quello che vuole e viene ascoltato, mentre prima non avveniva. Però nel momento in cui ha faticato per poter dare una consistenza alla cosa che sta facendo, arriva un grosso e glielo frega. E non è giusto. Cioè, secondo me non si fa così, cioè in generale. E l'etica professionale va a quel paese. Comunque, quando dicevo voi Star Comics, io mi riferivo al fatto, una piccola precisazione, che secondo me la Star Comics sono i K-Boys, perché non credo che possano andare avanti allora, con Lazzaro Sled. Noi ci occupiamo per la Star Comics della parte editoriale dei fumetti giapponesi. Questo significa che comunque tutta una serie di strategie o tutti i contatti dal punto di vista economico, eccetera, quindi ci pensa direttamente la casa editrice. Noi progettiamo le testate, realizziamo. Sì, ecco, spesso, per esempio, adesso effettivamente questa cosa è anche utile per reintrodurre un po' questa cosa, nel senso che spesso ci arrivano lettere molto arrabbiate dove, ecco, avete ribaltato la tal pagina. Siamo incazzati anche noi quando la vediamo, una roba del genere. È a Perugia che stampano, che scazzano e girano la pagina nel modo sbagliato. Noi non controlliamo la tipografia. Avete non aumentato controlliamo... i prezzi? Sì, l'editore ha aumentato i prezzi. Non è che... Cioè, noi siamo un'agenzia, non abbiamo royalty sul venduto. Noi lavoriamo... Solo che questo lo possiamo dire qui, che stiamo facendo un incontro fra gente che è un po' più interessata anche al dietro le quinte, eccetera. Però se tu ogni volta stai a raccontare questa cosa su un albo che va in mano a 10-20 mila persone... Oppure per dire un'altra critica che per esempio a me dà un po' fastidio è anche il fatto che spesso ci accusano di fare delle cose troppo commerciali e poco innovative, poco diverse dal solito. È vero, ma è vero per un altro motivo, cioè l'editore è un imprenditore, lui ci deve guadagnare. Investe del denaro e si aspetta che questo denaro torni indietro non solo nella stessa quantità in cui è stato erogato, ma possibilmente anche aumentato, perché sennò farebbe un altro mestiere. Quindi nel momento in cui il fumetto non vende, perché non è abbastanza commerciale, lui ha una perdita. Quindi in 22 testate possiamo assicurare un certo quantitativo di guadagno all'editore, possiamo anche permetterci sotto banco di fare degli esperimenti. Guarda Fortified School, per dire. Però ovviamente sono limitati, cioè noi dobbiamo garantire il guadagno. Cioè con 22 testate ti puoi permettere di fare due esperimenti. Sì. Gli altri sono fumetti che possono essere popolari ma che possono essere anche piacevoli. E che soprattutto non devono andare a coprire le eventuali perdite. E un quinto devono essere necessariamente apportate dall'esperimento che facciamo. Ci sovrapponiamo. Sì.
scusa. Questa cosa ci... ho toccato un nervo scoperto. No, è che però effettivamente, sai perché? Perché appunto sulle testate non ne puoi parlare, sennò diventi noioso, una rottura di palle, che poi c'è chi non gliene frega niente. Però giustamente per quel che mi riguarda a me piace cosa, moltissimo invece dirla, proprio però quando si parla proprio dell'interscambio tra i K-Boys e i lettori, gli editoriali, perlomeno io trovo gli editoriali che voi scrivete siano fatti proprio con una certa, cioè con passione, a differenza di tanti altri che, non lo so, io noto questa cosa, quando c'è una nuova pubblicazione o un bel volume, spesso e volentieri la prefazione, l'editoriale, quello che è, rispecchia poi il contenuto del volume, della rivista, di quello che è, perché insomma è fatto in una certa maniera. No, noi il lavoro che facciamo innanzitutto l'abbiamo iniziato a fare, lo continuiamo a fare per passione. È ovvio che nel momento in cui hai 4 testate, come quando siamo partiti, non fai fatica a farla trasparire questa passione, perché c'è, esiste. Nel momento in cui produci 22 testate al mese, è ovvio che le forze si disperdono, è ovvio che si annacquano le sensazioni, per forza, perché... Non puoi, cioè il prodotto deve uscire ogni mese, deve essere fatto sia che sei in anticipo sia che sei in ritardo, e il più delle volte sei in ritardo. Quello assolutamente. Regola fissa. Quindi, dell'editoria. Cioè, io capisco quando ritardo. La gente ci scrive dicendo avete perso passione nel fare le cose, perché adesso magari adesso fate i soldi, avete perso la passione nel fare le sinceramente cose. Sinceramente in voi non l'ho notata. La passione c'è sempre, notato. Ma è annacquata dalla quantità, purtroppo. Personalmente questa cosa l'ho notata in altre testate, case editrici, però perlomeno pare che voi... No, poi comunque la cosa buffa è che, cioè poi buffa, adesso dipende, è che lavorando comunque noi su tutte le testate per il controllo in generale, ma su molte delle testate che pubblichiamo, lavorandoci anche attivamente, proprio alla correzione dei testi, il discorso è che... non lo so perché ultimamente molti non ci credono più a questa cosa, ma scegliamo le cose che più ci piacciono perché poi ci dovremo lavorare sopra. Quindi molto spesso abbiamo abbandonato titoli che potevamo pensare fossero anche popolari, però il discorso è che lavorare su un titolo molto popolare che però non ti interessa a te personalmente diventa una rottura di scatole, e poi soprattutto va a finire che non lo fai bene, non lo lavori bene. Cioè se a me non piace la cioccolata e metto su una fabbrica di cioccolata, che cioccolata verrà fuori? Non sarà un granché. O affido tutto a gente che se ne intende, un po' come ha fatto appunto l'editore Star Comics, che ha detto io voglio pubblicare i manga, voi sapete fare i manga, fateli voi. Io così non posso mettermi a subappaltare un manga che non conosco, che non mi interessa. Cioè sono io che gestisco la questione Star Comics dei manga, e quindi voglio pubblicare una cosa che capisco, che mi interessa e che spero che potrà interessare anche al pubblico. Fortunatamente siamo 4 persone con gusti simili ma fondamentalmente diversi per categoria, e quindi almeno, capito, le 22 testate più o meno hanno ognuna un sostenitore o 2 o 3, tranne gli esperimenti che magari ne hanno uno solo, poi magari vanno ancora meglio. Bene, dove eravamo rimasti? E via, forza. No, ma va benissimo, anzi, fate sì, tutte sì, le domande quello. Che volete, così abbiamo, cioè, se no noi ci mettiamo a raccontarvi la lista. Dopo vi facciamo la lista che è magari noiosa. Esatto. Allora, dato che da un po' di tempo è uscito Up, che riguarda il fumetto erotico, chiedevo se c'era speranza di vedere opere di Utatane o di Eugene. Allora, Eugene... per il discorso che ti facevo prima, abbiamo deciso di lasciarlo a chi lo pubblicava. Solito discorso della cavalleria. Inizialmente c'è stato un piccolo combattimento per ottenerlo, l'hanno ottenuto altri, e allora perché rompere le scatole a questi altri che stanno pubblicando Eugene? Pubblicheranno loro Eugene. Utatane, fumetto erotico, fondamentalmente, a parte certe partecipazioni, non ne fa più. Le cose che ci sono quelle vecchie, che fra l'altro stanno per essere ripubblicate, visto in Albetti. No, sono state già ripubblicate. Stanno per essere pubblicate. Ora? No, sono già pubblicate. Non stanno per essere, sembra che avevano ancora. No, perché cioè sono episodi che escono. Sono in corso di pubblicazione, che sono quelle appunto che erano state pubblicate su Lemon, da noi, sotto Mentite Spoglie.
ormai si può sapere. E cosa dove eravamo rimasti? Ah sì, quindi Utatane ormai è concentrato su fumetti che l'erotismo ce l'hanno collaterale, quindi un po' nei personaggi, un po' in certe situazioni, però preferisce lavorare proprio su fumetti scritti da altri autori, magari che gli permettono di spaziare un po' più, magari fantasy, fantascienza o commedia anche in alcuni casi. Quindi su App e anche da altre parti dubito che vedrai altre cose erotiche di Utatane. So che lavora ancora per libri di illustrazioni, videogiochi, però per il fumetto penso che continuerà a concentrarsi sul fumetto puro e semplice. Poi App è un discorso anche a parte, perché più che fumetto erotico è un fumetto un po' più adulto, nel senso che ci sono molti fumetti che pubblichiamo su App che avremmo potuto anche pubblicarli su Storie di K, per dire, però avremmo ogni tanto dovuto mettere vietato ai minori di 18 anni, perché ci sono o scene di sesso o scene un po' più forti. E, quindi magari inizialmente chi, acquistando App, immaginava di trovarsi di fronte al cosiddetto pornazzo, magari è stato deluso, perché alla fine dei conti dentro ci sono delle storie, nella maggior parte dei casi anche molto belle o molto umoristiche, che però fanno leva sul sesso o sull'erotismo. E quindi non ci sono scene di sesso per tutto l'albo, c'è una storia che fa leva appunto su queste cose. Quindi adesso la pubblicazione di App, che idealmente dovrebbe essere di 2 anni in totale, pubblicherà tutta una serie di miniserie. Nel secondo anno vedrà alcuni one shot di altri autori, non so se conosci per esempio Sanae Miyau e Hideki no Nomura, che sono quelli che fanno Office Ray su K Magazine. Ci sono un paio di volumi molto spinti ma comunque molto divertenti che appariranno lì. E poi c'è per esempio Last Man, che è uno dei titoli più osannati, che tra parentesi è uno dei più osannati anche in Giappone, tanto che hanno dovuto creargli uno spin-off, visto il fatto che la numerazione dei capitoli va a ritroso, ormai siamo arrivati alla fine, o meglio all'inizio, ha dovuto inventarsi qualcosa per proporre comunque al pubblico nuovi episodi. Quindi lì vedremo poi dopo come continuarlo, dopo l'ideale conclusione di App. E, mentre invece il genere, volendo, che era un po' inaugurato da Utatane con un tipo di erotismo un po' più psicologico, diciamo che è passato su Hot, che anche se è pubblicato dalla Orion. La Orion è sempre la Star Comics, è una divisione che ci è stata chiesta a parte proprio dalla Shueisha, l'editore giapponese, per separare le cose. L'erotismo psicologico è finito appunto su Hot con un fumetto, non so se lo segui, Hen, che ha veramente conquistato una fetta di pubblico che non immaginava che un fumetto potesse essere erotico ma anche interessante e coinvolgente. Quindi questi 16 numeri proporranno appunto un tipo di fumetto alla Utatane. Sguil. Ed eventuali libri di illustrazione, magari eccentrico, sarà più volumi di illustrazione, sempre erotici? Uscirà adesso in maggio o giugno un volume che è di illustrazioni, ma in realtà sono pagine illustrate a fumetti, con storie di 6, 7, 8 pagine alla volta, il cui autore è Toshiki Yui, di cui la Marvel per esempio sta pubblicando un fumetto proprio, che è Kirara. E questa invece è una cosa che ha fatto Kodansha, ed è un volume unico, che è un volume di illustrazioni, però è a fumetti, quindi in questo senso sì. Non so se ne faremo altri di questo genere, faremo sicuramente altri libri di illustrazione. È uscito adesso quello di Dragon Ball, Dottor Slump Arale, eccetera. Esatto, uscirà quello di Masakazu Katsura. Slitta un po', dovevamo pubblicarlo a settembre, ma penso che passerà più avanti. E poi, tra parentesi, andrà in due parti, perché una è la parte con le illustrazioni, l'altra è la parte con i fumetti a colori. E più avanti ci sarà anche quello di Hirohiko Araki, quindi con tutte le serie di Jojo, Bao e tutte le altre cose che ha fatto. Sì, comunque i libri di illustrazione in generale continueranno. Volevo chiedere una curiosità personale. Dimmi. Visto che si parlava di Utatane, adesso stanno riuscendo di nuovo le serie. Dato che a casa ho anche i vecchi numeri di Lemon, come avete detto, pubblicati da voi praticamente, ho notato che c'è, qualche censurina in meno adesso.
Perché aspetta una cosa, sì, sì, è anche un'altra cosa. Se no dopo faccio fatica. Sì. Perché l'edizione che viene pubblicata adesso è acquistata dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono riusciti, non so come, a convincere gli editori giapponesi a rifotografare le tavole dell'autore che non contengono le censure. Censure vengono in genere applicate dalla casa editrice lavorando proprio sulla pellicola. Quindi. No, perché in effetti mi era venuto questo dubbio, perché trafficando anche un po' su internet si trovano anche le versioni Abbiamo avuto delle sorprese di questo genere facendo Erotic K, cioè gli special erotici di K, e su alcuni episodi che sono stati rifotografati dalla casa editrice per mandarceli in Italia, perché il materiale riprodotto per il Giappone non esisteva più, e quindi rifotografando la tavola originale le censure non c'erano. Quando ce le siamo viste arrivare in Italia, anche, soprattutto c'era una storia fotografica che siamo rimasti anche un po' male, perché sembrava che avessimo puntato proprio su quello. Ci interessava la storia perché era strana, perché era metà a fotografie, metà a personaggi disegnati, e quindi abbiamo visto questa cosa. Vabbè. Richiesta personale. Ripubblicatemi Sanctuary, per favore. Come? Ripubblicatemi Sanctuary, per Sanctuary? Favore. Sanctuary? Va bene. Accontentato, perché c'hanno, va su turnover. Ci è arrivata la lettera proprio ieri, che ci conferma la pubblicazione. No, non va su turnover. Va. Ah no, scusate, Point Break. Su Point Break. Sì, ormai io ho fuso tutto qua, non fateci caso, Point Break. Ormai facciamo fatica anche a dire i titoli delle collane, perché Shot Hot, sì, Hand Hot, è un delirio. Chip, chop, ne dobbiamo creare talmente tante che non sappiamo nemmeno più. Sì, che poi è perché in Italia funziona così la questione della collana, cioè ogni volta che tu fai, siccome i fumetti giapponesi hanno un ciclo di vita definito, cioè possono essere 6, 10, 15, 20 numeri, al termine, se tu registri con il nome proprio della serie, dovresti ritornare a registrare da capo la collana, pagare un altro 1,5 milioni, che non è bello, e quindi bisogna creare il nome della collana, che è sempre fisso, e poi dentro ci metti quel che ti pare, però, cioè ragazzi, non ci capisco più niente. Dicevamo. Allora, sul preview americano di aprile... Sul? Preview americano di aprile, ho visto che è annunciata la pubblicazione di Guida all'animazione giapponese, sì, il volume. Volevo sapere, prima di tutto, come era arrivata dall'altra parte dell'oceano. Ce l'hanno chiesto. Volevo sapere se ci sarà un eventuale ristampo in italiano e, che ne so, un secondo volume 1988-2000. L'idea c'era, cioè il problema è che è un parto pazzesco. Allora, scusa un attimo, premessa. Quello che pubblicano in americano è il nostro volume che avevamo pubblicato nel 90, uguale identico, con quelle due o tre correzioni che necessariamente ci volevano, e che tra parentesi ce l'hanno chiesto anche un paio d'anni fa, e sta uscendo pure in ritardo, fra le altre cose. Sì, lì abbiamo venduto i diritti quando era stato pubblicato da Granata, quando Granata è fallita praticamente siamo tornati in possesso dei diritti dell'opera che era stata fatta, quindi abbiamo potuto venderli in America. Comunque, molti ci chiedono di continuare a scriverlo. Noi, volendo, avremo anche lo sprone, però non abbiamo il tempo. Sì. Perché lavorare ristamparlo, almeno il primo volume, ristamparlo. No? Allora, c'era tra l'altro anche un progetto allucinante che non è stato finito, proprio per mancanza di tempo, di fare addirittura un CD-ROM. Cioè era una roba che non... E poi non soprattutto c'è un altro discorso. Allora, anime, essendo un'enciclopedia, quando è stata pubblicata la prima volta, in Italia materiale proprio ne arrivava pochissimo, avevamo visto le serie televisive, gli OAV, eccetera. Allora, il discorso è molto diverso. Adesso che tanto materiale è arrivato, quindi bisognerebbe parlare di molte più cose, quindi ogni singolo trafiletto andrebbe ampliato, quindi non solo con la trama, ma anche con un po' di critica, spiegando, non spiegando, e quindi per ogni singola serie animata o film d'animazione dovresti usare almeno una pagina, quindi verrebbe un tomo di proporzioni. Infatti bibliche. Anche un'altra cosa che ci era venuta in mente è di fare una cosa fascicoli, tipo... Diventava l'unica, cioè... almeno ogni serie utilizzavi una pagina, però poi dopo si innescava anche il meccanismo della raccolta a fascicoli, sì, in cui non sappiamo se andarci a infilare, soprattutto perché noi lavoriamo con le librerie, un conto è andare in libreria con un libro, se vuoi andare in edicola puoi anche fare i fascicoli, perché poi dopo c'è la raccolta, però
mi sembra veramente di specularci troppo, e poi dopo diventa faticoso anche catalogarli, perché devi fare il progetto prima e far uscire i fascicoli dopo. Comunque l'idea di volerlo continuare ci sarebbe, però ci manca il tempo, perché sarebbe un lavoro veramente titanico, soprattutto perché dal 1990 le produzioni in videocassetta sono aumentate di 10 volte tanto ogni anno. Dovresti fare una scelta ed eliminare tutta una serie di cose minori. Cioè, fa conto che anche in Giappone i cataloghi di videocassette solo per gli OAV sono smisurati, cioè non riesci più a starci dietro a tutte le cose così, che loro fanno. Così come e soprattto noi... sono nato, scusami, mi interrompo, una serie di case di produzione indipendente per l'home video, che alla fine raccogliere, cioè non c'è proprio la fonte dove andare a ricercare tutte le cose. Molto spesso non riescono addirittura in Giappone a catalogare tutto quello che è uscito in un anno, perché così come da noi in Italia adesso ci sono molte anche microscopiche case editrici che riescono a produrre albi a fumetti, loro hanno fatto il passo successivo, hanno molte microscopiche case di produzione che realizzano cartoni animati anche in maniera casalinga, ma avendo una tradizione alle spalle di svariati decenni, riescono a gestirla. Addirittura ci sono case di produzione piccole che riescono comunque a mandare la lavorazione all'estero, nelle Filippine, in Corea, e ad avere un prodotto che in molti casi è equiparabile almeno a quello delle serie televisive. Quindi diventerebbe un lavoro da pazzi, bisognerebbe lavorare solo su quello. E noi abbiamo 22 testate mensili da lavorare, nonché le produzioni della K Edizioni, che il prossimo anno saranno già circa una trentina all'anno. Tra parentesi, non so chi legge i romanzi, sempre per rimanere legati al Giappone, visto che stiamo parlando di questo, per esempio adesso in stampa il romanzo di Bastard, che sarà in distribuzione, penso entro la fine del mese. Poi dopo in lavorazione c'è già quello di City Hunter, poi arriveranno... Cioè, quindi anche noi ne stiamo facendo moltissime di cose. Lavorare su un... e quindi stiamo lavorando su prodotti veri e propri. Continuare a lavorare su cose che parlano di prodotti per noi è un po' tornare indietro, ma soprattutto perdere tempo a fare una cosa di questo tipo invece che presentare un nuovo titolo. È una fatica disumana, veramente. Tra l'altro, lo dicevamo prima, appunto, noi abbiamo 22 testate e siamo sempre noi quattro alla fine che facciamo la maggior parte di cose, soprattutto gli articoli di K. Cioè noi stiamo cercando qualcuno che abbia voglia e interesse a scrivere, perché articoli per K sono sempre benvenuti da parte di chi abbia voglia di mettersi in gioco, perché non è necessario essere conoscitori approfonditi di tutto il mercato giapponese, perché è impensabile, primo di tutto. E seconda cosa, proprio gli articoli come sono stati strutturati adesso sono anche più facili da prendere in mano. È dall'89 che scriviamo articoli su cose giapponesi. Dopo un po' diventa faticoso, anche perché un articolo in generale viene bene quando parli di una cosa che ti piace. Quando invece devi fare una selezione e fare un articolo su una cosa di cui il pubblico vorrebbe sentir parlare, ma di cui tu non ti puoi documentare perché sentimentalmente non sei legato a quel prodotto, diventa difficoltoso. Per cui sarebbe meglio che ci fosse una persona che conosce bene quel prodotto lì e gli piace soprattutto, per poterne parlare in un certo modo. Per fortuna... Il solito discorso di prima della fabbrica di cioccolata. Per fortuna che Andrea Pietroni gli piacciono i Pokémon, perché se io dovessi scrivere un articolo su Pokémon mi verrebbe un infarto. A proposito, A, B, C, D, E, F, Pokémon dalla A. Abbiamo parlato di Pokémon, così abbiamo giustificato il titolo sul giornale. No. Un'altra domanda per riallacciarsi al mercato americano. Quali sono gli autori, se ci sono, americani che intendete pubblicare, non so, sul Mondo Naif, oppure pubblicarli in volumetti come Scott Morse? Esatto, l'hai detto. Gli autori con cui adesso abbiamo un feeling diretto americani, Scott Morse, proprio che abbiamo questa linea diretta direttamente con lui, senza passare addirittura attraverso la casa editrice. E lavoreremo con Jill... Oh, porca miseria.
Thompson, Johnson, comunque l'autrice di Scary God Mother, che è una cosa molto carina, grazie, che è molto carina, questa cosa molto halloweeniana. E poi dopo ci sono altre cose che però arriveranno dalla Francia, e perché stiamo preparando non una rivista ma un volume antologico umoristico, ma non umoristico come si potrebbe pensare con le solite vignettine, qualcosa di un po' più, il termine è già stato usato, cattivello, però più attuale, diciamo, l'umorismo un pochino più attuale senza andare per forza a scadere nella vignetta buffa. Quindi a parte Scott Morse e Jill Thompson non avete altri autori? Dunque, o altre case editrici che siano dei punti di riferimento? Dagli Stati Uniti non più di tanto, anche se c'è un'altra casa editrice che in generale è più diretta sull'animazione, che adesso stiamo provando a contattare, che è una gran fatica. Però più che altro con Francia, eventualmente Spagna o al massimo Inghilterra, abbiamo un contatto più diretto. Anche perché loro pubblicano molti dei titoli italiani, molti, alcuni dei titoli italiani della K Edizioni, quindi c'è anche un po' uno scambio. Voilà. E, sì, dimmi, di. Vai tranquillo. Quando poi vi rompiamo le palle, dico che possiamo cambiare anche argomento. No, una curiosità personale. Capitan Tsubasa lo pubblicherete tutto? Eh sì. Completo, sono diverse serie se non sbaglio, no? Sono un paio di serie più più alcuni volumi speciali che credo che facciano da collegamento fra una serie e l'altra, non vorrei dire una stupidaggine. Qui bisognerebbe... qua stiamo toccando il campo di Andrea Pietroni, quindi ti diamo questa farinatura molto generale. Sì, comunque capitano, cioè in generale tutti i fumetti che pubblichiamo li vorremmo portare alla fine, quindi vabbè, comunque sia. Preparati a diventare vecchio con Capitan Tsubasa, perché ce ne sono quella sessantina di volumi, abbondante tra parentesi. E, di qua. Hop hop. Sempre parlando di Utatane, Seraphic Feeder, non so se si dice così, quando... Seraphic Feeder uscirà, credo, anche entro quest'anno, se non mi ricordo male il programma editoriale. Sempre su Storie di K. Non c'è speranza di vederlo a cadenza breve per un semplice motivo. Lui pubblica mensilmente sulla rivista giapponese Afternoon, solo che gli scrivono episodi brevissimi, quindi per comporre un volume ci vuole in media il doppio di quanto ci mette un altro editore. Quindi se tu fai episodi di 10 pagine, per fare un volume di 200 pagine, fai il calcolo quanto ci vuole. Per cui Utatane veramente con Seraphic Feeder quando esce lo pubblichiamo, e io ipotizzo che sarà tipo una volta ogni anno, anno e mezzo, vista la velocità è quella, però è proprio la quantità di storie che è esile. Bene. Oh, ma... ancora lui. Ma sì, dai. Dunque, o se poi volete che continuiamo anche a dirvi tutte le altre cose che usciranno poi, dopo le diciamo anche. Però quelle le potete anche stampare. Ma tipo sì, infatti, quello c'è, quindi quello c'è queste scritto, chiacchierate c'è sono molto non più... siamo qui per fare pubblicità, a proposito. Allora, io non so se è da molto che voi organizzate questi incontri con il pubblico sparsi un po' in tutta Italia. Volevo sapere la percentuale dei partecipanti che chiedono informazioni inerenti il settore manga, e credo i pochissimi che vi fanno domande sul mondo naif, gli autori italiani. La cosa bella è che a noi indifferentemente fa piacere rispondere ad entrambi gli argomenti, perché sono cose che facciamo, quindi che ci piace fare e di cui ci piace parlare. E devo dire che è capitato delle volte che effettivamente la percentuale sia molto inferiore rispetto alla produzione della K, però stranamente in situazioni impensabili, per dire, mi ha fatto molto piacere le ultime fiere di Lucca o l'ultima fiera a Napoli, dove c'era l'incontro non Star Comics, quindi annunciato proprio K, c'era un sacco di gente, mi ha fatto veramente piacere. E che chiedeva un'idea. Sì, ma K poi alla fine K Boys, quindi... Ma no, quando viene in generale, allora questo è un incontro misto, possiamo parlare di tutto tranquillamente, quindi va bene anche solo i manga, non c'è problema. E, però quando annunciamo la parte italiana della K Edizioni, in generale viene annunciato proprio K
Edizioni e Mondo Naif con gli autori. Quindi arrivano proprio le persone che seguono gli autori, che in molti casi sono poi anche le stesse, perché ci si è accorti che la produzione che abbiamo su Mondo Naif è diversa dai manga in generale, però c'è una sensibilità molto simile, soprattutto ai manga che si riferiscono alle commedie o alle storie leggermente fantastiche. E quindi chi ha iniziato a leggere Mondo Naif e le produzioni italiane nostre ci è arrivato molto spesso attraverso i manga, perché si è incuriosito e ha trovato un punto di collegamento. No, io lo chiedevo perché ho esperienze, diciamo, contrarie. Cioè, sei partito dall'Italia? No, io proprio sono partito da Grey, manga, però leggo di tutto, americano, francese, giapponese. Di tutto. Fai bene. Però poi conosco persone che sono proprio monotematiche, manga, se gli dici qualcos'altro. Cioè proprio... Ma quello lì probabilmente è anche una questione di età, nel senso che magari se sei molto giovane ti affezioni molto a un unico genere o a un unico paese, nel caso dei manga. Poi dopo, necessariamente crescendo, hai bisogno di novità e di vedere un po' altre cose. Quindi o ti passa la voglia di leggere il fumetto e quindi fine. Credo che sia la prima oppure, domanda. Ma non è detto. Oppure inizi a cercare qualcos'altro e molto spesso lo trovi. Magari non è una fetta di pubblico così grande, ma comunque il fatto che qualcuno si muova anche da solo per andare a cercare un altro tipo di produzione, magari consigliato da un amico, magari perché lo vede, magari perché a un nostro incontro sente parlare anche di un autore italiano invece che solo di un autore giapponese, molto spesso lo legge e scopre un altro mondo, che magari non è così dissimile da quello che seguiva, però sì, per dire, un altro modo di raccontare storie. Le lettrici di Vanna Vinci, che ha fatto per noi Ombre, e un Lillian Brown, guarda che uno, una serie di personaggi, sono spesso ragazze che leggono amici, per dire, perché comunque si vede, cioè Vanna è partita per elaborare lo stile che adesso ha da Corto Maltese e da Lady Oscar, come dice lei, cioè spesso il gusto di un certo tipo di narrazione lo trovi nelle storie di Vanna come lo trovi nelle storie shoujo manga. Che è poi lo stesso motivo per cui è una dei pochi autori italiani che è stata apprezzata dai giapponesi, per i quali lei ha creato una storia, che è appunto una casa a Venezia, addirittura a tema su richiesta. Visto che lei aveva già fatto un fumetto su un vampiro, i giapponesi hanno detto, bello, vogliamo un fumetto sui vampiri, però... fatto apposta per il Giappone, al che Vanna ha iniziato a pensare una serie di cose, quindi le città preferite dai giapponesi, italiane, quindi Roma, Venezia, ha fatto una storia che si è messa così. E infine, alla fine dei conti, è venuta proprio una cosa che per una sensibilità nipponica era leggermente esotica, perché era creata comunque da un autore non giapponese. Però la sensibilità, l'impaginazione della tavola, le pause, erano quelle che loro conoscevano e che quindi hanno potuto apprezzare. L'editor a cui abbiamo presentato Vanna, quando ha guardato il tavolo ha detto io qui capisco che non è un autore giapponese, ma questa cosa qui in Giappone può essere letta senza alcun problema. Qualsiasi altro fumetto italiano prodotto per l'Italia, per un giapponese è assolutamente ostico, perché in una tavola nostra succede quello che potrebbe accadere in mezzo episodio di una storia giapponese. La storia giapponese ha bisogno di un ritmo molto più cinematografico, non dico lento, ma più dettagliato. È per questo che molto spesso i manga non hanno una parte scritta molto ampia, perché molto spesso capisci anche solo dall'immagine quello che sta accadendo o quello addirittura che sta pensando il personaggio. E mi ricordo le pause che c'erano in Video Girl Eye, cioè, parlavano molto più di 20 didascalie di pensiero. Quando vedi uno sguardo di un personaggio, una pausa, un personaggio girato di spalle con lo sfondo nero invece che bianco, per dire, cioè ti racconta tante cose, ed è quello che fa il cinema. Il fumetto giapponese ha proprio questo, che è cinematografico, e quindi ha bisogno di maggiore spazio per raccontare una storia, per cui la frammentano. Trac. Di controparte comunque facciamo anche queste cose, appunto, noi il contatto col Giappone ce l'abbiamo tra virgolette purtroppo comunque, per cui ce l'abbiamo nell'occhio e nella testa, quindi alla fine dei conti quando facciamo
un fumetto di Van Vinci che è più simile, che è a metà fra il fumetto europeo e quello giapponese, quando facciamo un fumetto di Keiko Ichiguchi che è giapponese ma è creato per l'Italia, quando facciamo un Lupin III che è giapponese ma che è continuato in Italia da gente che è intrisa di Lupin III da quando aveva 8 anni, è proprio questo il che facciamo, cioè facciamo un continuo scambio con gli editori originali, con gli autori originali. Non ho capito cosa dici, ma il discorso è questo, che su Mondo Naif produciamo di Keiko Ichiguchi una storia che è Peach, che è creata apposta per l'Italia e che è molto curiosa, perché si riferisce a un personaggio giapponese che viene ad abitare in una città italiana, che è una cosa che non trovi né nei manga né nei fumetti italiani. Se la trovi nei fumetti italiani c'è il scimmiottamento del giapponese che viene fatto con la macchina fotografica, eccetera, quindi non si capisce un cacchio della cultura giapponese. Se lo fa un giapponese che abita in Giappone, non conosce l'Italia e quindi viene fuori una parodia dell'Italia alla fine dei conti, in questo caso è un'autrice giapponese che abita in Italia, che si trova a contatto con una realtà molto differente dalla sua, e che soprattutto ti attinge a degli aneddoti realmente vissuti anche dall'autrice che fanno capire molte cose. Cioè, fra Italia e Giappone non c'è solo molto spazio a livello fisico, cioè siamo proprio su due galassie completamente differenti. Ecco. Sì, completamente diversi. La serie della Ikeguchi su Mondo Naif ha effettivamente, sì, è una cosa particolare. Le altre, no, dicevo, le altre produzioni, gli altri volumi sono prettamente, diciamo, manga, cioè si riferiscono sempre a una... Sono shoujo manga. Sono shoujo manga che a noi piacciono perché hanno una sensibilità molto simile a quella che vogliamo mantenere su Mondo Naif. Se tu guardi Mondo Naif, di diverso da un qualsiasi altro fumetto d'avventura come può essere un Bonelliano, ma come possono essere tanti altri, è che racconta delle storie che si basano sul quotidiano. Lo shoujo manga è una storia, cioè sono storie, fondamentalmente, guarda Mars, che si basano sul quotidiano. Fondamentalmente coincidono questi due aspetti del raccontare delle storie. I protagonisti sono dei ragazzi giovani, spesso universitari, che raccontano di quello che fanno, delle persone di cui si innamorano, delle feste a cui vanno. C'è l'elemento fantastico, ma come spesso c'è anche nel fumetto giapponese. Per esempio c'è Fregoli, la protagonista è una ragazzina, ma c'è un fantasma. Nella storia che ho fatto io per l'ultimo numero ci sono degli angeli che non si sa se sono veri, se non sono veri. Nel fumetto di Guarda che Luna la protagonista è una ragazza come tante altre che si innamora di un ragazzo come tanti altri, ma che ha l'hobby dell'esoterismo e va per le fogne di Bologna a cercare chissà che cosa. Quindi fondamentalmente i due mondi sono già abbastanza vicini proprio da come nascono e dalle premesse che hanno. Il fatto di inserire in Mondo Naif Peach o di inserire in Sailor Moon le storie di Guarda che Luna, dove c'è la protagonista da giovane, servono in qualche modo proprio a far capire alle persone di cui dicevi anche tu prima, che leggono solo manga, che esistono anche altre cose che non sono manga, ma che probabilmente riescono a dargli gli stessi stimoli che gli dà un manga. Tra parentesi ti dico un'altra cosa curiosa, ci sono molti più lettori che arrivano dalla lettura dei manga e approdano a noi grazie a Vanna Vinci che non grazie a Keiko. Keiko crea più curiosità in quelli che di solito non seguono manga, perché crea appunto un fumetto, crea un manga ambientato in Italia
e visto attraverso gli occhi di un autore giapponese in un'ambientazione completamente diversa da quello che ci si aspetta di solito, perché anche i comprimari non sono giapponesi, quindi c'è un'interpretazione di quello che succede che è diversa da tutto quello che potresti trovare in qualsiasi altro manga. Poi comunque ci sentiamo comunque molto vicini al modo di vedere di Keiko proprio per questo motivo. È una cosa che risale addirittura ai tempi di Dynamite, di Granata Press. È per lo stesso motivo per cui noi in quel momento stavamo realizzando Oltre la Porta con Keiko. Dynamite stava realizzando una serie di cose fra di loro. Ci siamo proprio incontrati. Mondo Naif è nato dalla fusione di queste cose qui. E poi dopo è proseguito. Ma e poi tieni conto anche di un'altra cosa. Cioè Keiko con Peach non è presente in tutti i numeri. Vanna, per esempio, è presente praticamente in tutti i numeri. Nei numeri di Mondo Naif possono, anzi ben volentieri, essere presenti autori stranieri. Guarda l'episodio di Scott Morse, che come stile di disegno... Cioè, adesso noi abbiamo sotto gli occhi i manga, no? Allora vedere Keiko che fa manga sembra una cosa che magari viene recepita forse diversamente da quella che voleva essere. Perché vedere Scott Morse dentro Mondo Naif ha lo stesso effetto di strano che hai vedendo Peach, perché comunque lui ha uno stile di disegno americano, ha uno stile di disegno più pesto, bianchi e neri molto più corposi, comunque spezza il ritmo del fumetto tipico italiano che è dentro Mondo Naif. Stessa cosa fa Keiko con Peach, solo che forse per il fatto che lei fa manga già si parte un po' prevenuti da questo punto di vista, è una mia opinione, magari tra parentesi, non è vero, tra parentesi comunque sia noi non pubblichiamo come Kappa Edizioni, per principio non pubblicheremo manga per un semplice motivo, perché già li realizziamo con la Star Comics. Allora pubblicare manga noi sarebbe abbastanza stupido, in quanto la stessa cosa potremmo fare con le edizioni Star Comics, mandarla in edicola, farla vedere a un pubblico più ampio, e soprattutto ci creeremmo una concorrenza interna che sarebbe veramente da dementi. Quindi nel caso in cui pubblicassimo un manga noi, sarebbe perché ci siamo messi d'accordo con l'autore che l'editore non è interessato a fare quel manga lì nello specifico. Quindi in questo caso invece noi lavoriamo direttamente con un autore, che è una cosa completamente diversa. Tra parentesi, proprio per questo motivo, un'anticipazione che forse qualcuno sa, se ci sono dei giocatori di ruolo qui in mezzo, sta per uscire finalmente il gioco di ruolo dei manga che abbiamo realizzato 2 anni abbondanti fa, ma che non riuscivamo a pubblicare perché mancavano le immagini. Le immagini le abbiamo chieste direttamente a un autore giapponese, realizzate apposta per l'Italia, che è appunto l'autore di Fortified School, che dopo averlo conosciuto ci siamo diventati amici, abbiamo visto che ci sono una serie di cose che, a parte che lui è un pazzo fuori dal comune, l'abbiamo visto portato, quello che disegna. Cosa? Sì, visto no, quello che disegna. L'abbiamo portato anche Luca, chi era Luca un paio di anni fa l'ha conosciuto, che ha visto che era contemporaneamente una persona molto tranquilla, ma però quando si mette a lavorare fa di tutto. E gli abbiamo appunto chiesto queste illustrazioni di interpretazione di certi personaggi del fumetto, di certi stereotipi di personaggi dell'animazione del fumetto giapponese, sono venute fuori delle cose clamorose. Ci sono appunto, c'è un'illustrazione che se ci fa un fumetto così lo pubblichiamo immediatamente. Ah, bellissimo, c'è una cosa con un finto robot anni 60-70 vista dal basso, con il personaggio, con il pilota che interpreta la tipologia grafica di quell'epoca, quindi con i ciuffoni lunghi, la tuta intera, i bottoni giganti, è una cosa clamorosa. Quindi attraverso la Kappa Edizioni, se lavoriamo col Giappone, ci piace lavorarci più direttamente piuttosto che non acquistare un titolo. Questo lo facciamo nel caso dei romanzi, perché è una cosa che esiste già, in edicola non può andare e quindi la pubblichiamo nelle librerie. Però per tutto il resto, per quanto riguarda il Giappone, con la Kappa Edizioni ci piace creare, e quindi vengono fuori le cose di Keiko, vengono fuori le cose di Vanna Vinci in coproduzione o comunque in post-produzione con il Giappone, viene fuori Lupin Terzo, viene fuori il gioco di ruolo dei manga. È una cosa più attiva, è anche un modo per partecipare di più su quello che accade in Giappone. Ci divertiamo, insomma. Un'ultima cosa, io oggi ho comprato, scusa, l'ultima, ho comprato il volumetto Pazzo di te. Perché c'è l'episodio inedito che su Mondo Naif non è uscito, quindi o me lo facevo prestare o lo compravo, l'ho comprato. La cosa che noi stiamo cercando di capire è anche questa, cioè noi facciamo i libri, però prima pubblichiamo buona parte su rivista. Cioè una cosa che non abbiamo capito è se
questa cosa è apprezzata oppure no, oppure se è più apprezzato solo il libro senza la pubblicazione in rivista, oppure tutto in rivista e poi dopo 2 anni il libro. Questo non abbiamo, ecco, come ci scrivono delle valanghe di lettere alla Star Comics, non ci scrive quasi nessuno alla Capitan. Allora vi dico quello che penso io. Cioè, visto che insomma, io sono un lettore di Mondo Naif, li acquisto regolarmente, li leggo, dovermi comprare un volumetto solamente per leggere un episodio, sinceramente mi piange il cuore, perché sono 15.000 lire per leggere quelle 10 pagine, qui mi sembra un po' eccessivo. Cioè, se pubblicaste solamente la miniserie, le puntate uscite su Mondo Naif, l'uscita solo in rivista o solo in volume? Io sono molto innamorato proprio di Mondo Naif, la trovo una rivista bellissima, quindi la bimestralità è ben segniamo venuta. Uno come risposta a questa domanda che ci stiamo ponendo. No, stavamo parlando col distributore proprio la sera scorsa, 2 sere fa, proprio ponendoci con lui questa domanda, perché effettivamente neanche noi sappiamo bene come procedere, nel senso che la rivista ha un certo quantitativo di vendite tutto sommato non impressionanti, i libri invece vanno meglio che la rivista, quindi non riusciamo, capito, effettivamente a identificare il modo migliore per... Non si riesce a capire come funziona questa cosa. Beh, si potrebbe fare, che ne so, come fanno la Magic Press, stampano Preacher su Il Corvo Presente, che adesso è diventato The Preacher, poi alla fine pubblicano il volume, però io che acquisto Il Corvo Presente, dove è serializzato The Preacher, poi non mi vado ad acquistare il volume, farei una spesa... Sì, infatti dopo ti trovi effettivamente sempre con... Ecco, però ecco... C'è un'altra cosa, Mondo Naif per esempio non viene ristampato, cioè Mondo Naif ha una tiratura, esaurita la tiratura, Mondo Naif fine. Invece i libri hanno la possibilità di essere ristampati. Sì, allora non metteteci gli episodi inediti, non lo so. Magari pubblichiamo anni dopo. Vabbè, comunque questa è un'opinione che cosa, se conosci altra gente che legge Mondo Naif eccetera, chiedigli per favore di farci sapere. Perfetto, questo, okay. Vogliamo averlo su carta. No, infatti, ci serve per la serie, grazie della domanda, perché è stata utile. Avevo visto un braccio alzato prima, eccolo lì. Io volevo chiedere, dato che il fumetto giapponese domina ormai il mercato, almeno in Italia. Dipende dai punti di vista. Beh, comunque c'ha una grossissima fetta. Sì, sì, no. Ora, al di là di... un fumetto più bello, uno più di qualità, uno più commerciale. Ma il fumetto giapponese merita questo successo? Boh. No, mi chiedi una cosa metafisica. Beh, a parte tutto, volevi dire... No, volevo dire che il fumetto giapponese, ma poi come il fumetto americano, come il fumetto italiano, come tutti i fumetti, ha delle cose estremamente belle e delle cose estremamente brutte. Cioè, bisogna avere l'usta sia di presentarle nella maniera corretta, sia... effettivamente bisogna anche saperle scegliere in origine. E comunque tieni conto di una cosa: per quanto riguarda la media editoria il fumetto giapponese sta dominando, ma per l'editoria alta il fumetto giapponese non è che l'unghia del piede di quello che vende la Disney o Sergio Bonelli editore, quindi noi il colpaccio all'epoca col fumetto giapponese l'abbiamo fatto con Dragon Ball, che è arrivato a vendere come un decimo di Dylan Dog. Cioè, Dylan Dog vendeva 1 milione di copie, noi ne vendevamo 100.000. Quindi è stato un successo clamoroso per un fumetto di importazione, quello sì. Però adesso l'interesse è molto, perché si parla molto di Giappone, perché la televisione ha visto che il pubblico di adesso è quello che è venuto su con i cartoni animati e i fumetti giapponesi, e quindi ha bisogno di aggrapparsi a questo pubblico. In Italia, quando è uscito Dylan Dog, è stato, diciamo, il primo barlume di ripresa del fumetto, dove c'era il nulla assoluto prima. Quindi anche riuscire ad arrivare a vendere 100.000 copie con Dragon Ball per l'editore medio era una manna. E quindi tutti gli altri editori che non avevano ancora fatto manga, che hanno visto che Dragon Ball vendeva 100.000 copie, che era un dignitosissimo risultato, si sono buttati a pesce. Cioè, adesso c'è la leggenda che il manga abbia vendite clamorose, ma un manga buono, cioè nel senso con buone vendite, adesso
arriva a 15-20 mila copie. Sì, guarda per fare dei nomi e dei cognomi, guarda per dire Comic Art, che Traini ha sempre sputato sui manga da quando sono usciti il primo numero di chi che sia, ha deciso, viste le vendite di Dragon Ball, di fare i manga, ha visto fisicamente che non vendevano quel che lui si aspettava, li ha chiusi, ha fatto le riviste di videogiochi, ci guadagna il quadruplo, ma ha fatto bene. E ha fatto bene, perché ha trovato un altro settore, magari in cui è più ferrato, aveva uno staff che... funzionava meglio. Così, insomma. Quindi non lo so se lo merita, sicuramente ci sono titoli che meritano di avere successo, non so se il manga in generale purtroppo merita di avere esempio, questo ambaradan. Adesso il manga fortunatamente non ne risente, perché secondo me ci sono cose buone, cose meno buone, random, continuano a uscire cose buone tranquillamente. La televisione invece, le serie televisive che nascono proprio per la televisione, secondo me si stanno impoverendo in maniera pazzesca. Stanno funzionando bene, stanno uscendo delle belle idee in OAV, per anche long se video, anche lì stanno... stanno iniziando comunque. Quanti remake stanno facendo? Perché anche in Giappone stanno avendo dei cali comunque di interesse. Adesso una produzione animata veramente bella giapponese, devi aspettare o quella che realizzano per il cinema, oppure quella che realizza una ditta lavorando sul campo della nostalgia, quindi rivalutando vecchi personaggi, realizzandone serie nuove. Oppure quelli che vengono improvvisamente fuori dal nulla, con un'idea completamente aliena, e quindi tirano fuori una cosa pazzesca e giustamente fanno successo, perché molte delle serie televisive che stanno creando adesso in Giappone continuano a basarsi ancora sugli stessi parametri di metà degli anni Ottanta. Varia solo il modo di disegnarlo, che è terribile. Comunque lo dicono anche loro, cioè anche la Toei, per esempio, quando si trova a fare il remake di una serie famosa, metti qualcosa di Matsumoto, per dire, sono contentissimi, perché intanto piace di più anche a loro lavorare su queste cose, e poi finalmente possono fare una produzione che non è per forza di target basso. Cioè, proprio è una questione, secondo me, generalizzata ormai. Proprio si sta abbassando sempre di più il target. Vuoi l'introduzione dei videogiochi, che da un certo punto di vista hanno veramente settorializzato ancora di più la questione? C'è un'altra domanda? Abbiamo altre tre domande e poi finiamo. Abbiamo introdotto il discorso Disney, no? Cioè, tanto tempo fa, penso un annetto e mezzo fa, 2 anni fa, si era parlato di Mononoke Hime, la principessa Hime, che aveva acquistato la Disney. Come mai? No, infatti, volevo chiedere questa cosa. Come mai Pokémon è uscito subito dopo, acquistato dalla Warner, e ci sono voluti perché, 4 anni, credo? Perché Pokémon ha i gadget. Quindi, chi produce i gadget, invece di fare la pubblicità in TV, manda al cinema un bel film, fa in modo che ne parlino tutti, e il ritorno ce l'ha assicurato. Tieni conto che per quanto di qualità o non di qualità possa essere il cartone animato di Pokémon, film o non film, e qui non mi ci infilo neanche nel discorso perché non mi interessa, comunque una serie televisiva o un film fa pubblicità a un prodotto, volontariamente o involontariamente, comunque se ne parla. Io ho visto, prima dell'uscita del film dei Pokémon, ho visto gente improbabile, anche VIP o gente dello spettacolo, parlarne bene. Chissà perché, una bustarella infilata da qualche parte. Quando un anno fa, mi ricordo che solo per la questione del bambino epilettico in Giappone era saltato fuori un disastro in Italia, che tutti i cartoni animati giapponesi creavano epilessia, più altri svariati malori, c'era questo terrore unito a quello di South Park, che si sapeva che stava per arrivare. Giustamente, volendo, però almeno è uscito, voglio dire, almeno alla fine è uscito, facciamoli uscire questi film, insomma. E adesso invece che il film è passato prima attraverso l'America, e quindi non si sa per quale motivo, ho visto in televisione, quando stava per uscire il film dei Pokémon, sulle reti Mediaset, c'era la frase ripetuta costantemente: il cartone animato giapponese, ma di produzione americana, è stato per cui la mamma che ha paura dice: ah beh, allora è di produzione americana, quindi significa che non fa niente. Invece è esattamente quello che hanno creato in Giappone, semplicemente gli americani l'hanno preso, l'hanno tradotto, ci hanno messo i loro nomi, basta, non è successo niente. Mononoke Hime è un film e non ha gadget, quindi esce fine a se stesso.
ormai la voce si era talmente sparsa che secondo me, nonostante probabilmente avessero già deciso di non farlo più vedere in Italia e farlo uscire direttamente in videocassetta, secondo me sapevano di attirarsi molto più odio da quelle 10.000 persone che conoscono Mononoke Hime piuttosto che non cercare di crearci ma qualcosa attorno. La scommessa che voglio fare è vedere quanto sta al cinema. Quanto resterà al cinema. Negli Stati Uniti Pokémon ha battuto alla grande il film di Miyazaki, nonostante che il film di Miyazaki è un filmone, ragazzi, cioè un bel filmone. No, la cosa bella è come fanno in Francia, per esempio in Francia c'era, quando siamo andati da Angoulême, la fiera che era dicembre, praticamente... No, febbraio. Questo. Febbraio. Era febbraio. Vabbè, chi se ne frega, vabbè. D'altra parte. Vabbè. Fa conto, in una decina di cinema c'era, almeno nella metà, Mononoke Hime, e nella metà in lingua originale. Addirittura certe sale proiettavano Mononoke Hime di sera in francese, in pomeridiano, in mattutina facevano vedere la versione originale, cioè, quindi lo stesso cinema. Quindi c'è proprio una cultura diversa, perché hanno quest'umiltà, sono straordinari insomma in Francia. Prima stavate parlando di Traini e delle sue attività riguardando i manga. Perché non vi fate vedere più a Roma? Per colpa dell'organizzazione, no, di Sguidi? Intanto già Traini ci vuole querelare per l'editoriale che abbiamo fatto sulla Fiera di Roma. Quello l'ultimo che è uscito. No, c'è stata una cosa, un dissapore di base fra noi, non la Star Comics, fra proprio noi quattro e lui, quando a una Fiera di Roma di qualche anno fa. È stata l'ultima in cui siamo andati. Quando vennero in Italia l'autore di Calm Breaker e un'autrice di Shoujo Manga, Calm Breaker era pubblicato su K Magazine, loro non lo sapevano, quindi in teoria ci facevano pure pubblicità gratuitamente. C'erano gli autori che dovevano avere la conferenza. Guarda caso, sapendo che eravamo la stessa, avendo saputo dopo che eravamo la stessa cosa, hanno messo le due conferenze nello stesso momento in due posti diversi. Quindi i lettori che venivano da noi dovevano scegliere se venire da noi e andare dagli autori di Kodansha. Al che? Allora noi, durante la conferenza nostra, all'inizio abbiamo detto ragazzi, stiamo a dire niente qua, prendiamo su e andiamo tutti quanti dagli autori Kodansha, che almeno avete la possibilità di parlare, piuttosto che con noi che ci vedete 3.000 volte all'anno, con degli autori che non vedrete mai. Quindi più. Abbiamo eliminato la nostra conferenza per portare tutti... Proprio siamo andati con il codazzo a vedere gli autori giapponesi, fra l'altro aiutando gli organizzatori a fare domande perché non sapevano nemmeno chi fossero questi due. La cosa delirante qual è stata? Che intanto Traini si è indispettito di questa cosa. E soprattutto anche perché subito dopo la conferenza abbiamo organizzato una specie di sit-in fuori. No, troppo avanti a raccontare qua non si capisce più niente. A un certo punto i ragazzi che erano venuti con noi si sono accorti che le domande venivano fatte da Traini in prima persona, in più interventi dal pubblico. Traini diceva delle cose che non stavano in cielo né in terra, delle domande che no, io non me le ricordo quanto erano vertevano, ridicole. No, il discorso è questo, che invece di parlare di manga, dei loro manga, di come erano realizzati, cosa volevano dire, e tutta la cosa era improntata, ma quanto guadagnate, ma quanto vendete? Beh, lui ragiona solo in questi termini, non per niente adesso la Comic Art ha come simbolino uno squalo, no, quello che lui è. Gli autori erano invitati dall'organizzazione che comunque gestiva Traini e quindi ci aveva infilato, lui a quell'epoca faceva gli spaghetti manga, quindi era tutta improntata su questa cosa del ma è vero che secondo voi gli autori che fanno gli spaghetti manga sono molto bravi, oppure ma c'era. Alla fine dopo... No, c'era la cosa che praticamente alla fine della conferenza gli autori... Cioè proprio questo, no, un ragazzo questo, si alzò questo scritto... E fece una domanda, no, aspetta, questo era scritto... Traini. Questo aspetta. Era scritto... Fammi finire. Questo era scritto proprio, era scritto nel manifesto. Alla fine gli autori, tal dei tali giapponesi, terranno a battesimo gli spaghetti manga ufficializzando da Dandada. E che cazzo, cioè,
me la stai proprio provando a infilare sotto. Al che abbiamo fatto questa cosa, noi abbiamo portato la gente. Un ragazzo si è alzato e ha fatto una domanda proprio incentrata sul fatto che lui aveva questa cosa strumentalizzata e sul fatto che la conferenza era in contemporanea e tutto il resto, che ci ha fatto un favore, nel senso che se l'avessimo fatto noi sarebbe sembrata una cosa da ripicca. L'avete pagato. Fatta lui, guarda, ma non l'avrei fatto volentieri, però fortunatamente non c'è stato bisogno, quindi abbiamo risparmiato. Non possiamo permetterci di fare certe cose, perché no. Sennò dopo... Allora lui ha fatto tutto un panegirico pazzesco, una roba assolutamente pazzesca, si sono arrabbiati tutti quanti, e finita la conferenza di questi giapponesi, a un certo punto lui fa: chi vuole rimanere, adesso parleremo con loro degli spaghetti manga. Sono usciti tutti, noi ci siamo alzati, siamo usciti e tutti ci hanno seguito giustamente lì fuori. E abbiamo fatto un lembo della nostra conferenza lì fuori, sul prato. Sul prato davanti. Ci voleva multare perché avevano rovinato il prato. Non so che cosa. Il prato. Vabbè, adesso c'è questo dissapore fra noi e lui. E con l'ultimo editoriale vi ha querelato? No, vorrebbe però... Ha mandato una lettera. Perché? Perché praticamente si parla male della Fiera di Roma, perché abbiamo detto che più che fumetti c'erano bancarelle di dolciumi, stereo. E c'era anche uno stand che vendeva cremine per il viso. Ci pure, perché era vero. Il problema è che c'era, il discorso è che quando uno si irrita dopo ti querelo, però poi non fa niente, perché se ne rende conto anche lui. Anche perché più che altro abbiamo pubblicato lettere di lettori, tra parentesi con email, scritta sotto, quindi se gli vuoi chiedere se è vero glielo puoi anche andare a chiedere. E cioè, noi abbiamo detto quello che ci hanno detto gli altri, che perché noi a Roma non c'eravamo, abbiamo detto, era poi in realtà un editoriale su come secondo noi non si fanno le fiere in generale, perché Roma a parte che ha fatto una certa cosa e si sta trasformando in una fiera in generale, non solo sul fumetto ma tante altre cose, tante altre fiere stanno rischiando di fare questa fine. Perché così come negli anni Ottanta le fiere erano la proposizione di autori, gli incontri diretti con editori, pubblico, eccetera. Che era una cosa meravigliosa. Ormai è diventato solo mercato. In più, al pubblico costa tantissimo entrare, all'editore costa tantissimo comprare lo spazio dello stand. In più, l'editore non è agevolato in niente e quindi non può nemmeno permettersi di chiedere ospiti stranieri, perché sarebbe un altro costo in più. No, Luca, gli ospiti erano totalmente a carico dell'editore che li invitava, nonostante portassero lustro anche alla manifestazione. Quindi comunque, quando un ragazzo viene a Lucca, paga il biglietto per entrare, l'editore spera di ritirare su quello che ha speso per lo stand. Stai parlando con proprio la vendita. Di soldacci, ragazzi. Sì, sì. La vendita non avviene, perché qualsiasi persona che va nella sua libreria di fiducia ha minimo di base il 10% di sconto, perché deve spendere 10.000 lire per entrare alla fiera, spendere per comprarsi il fumetto che, anche se è in anteprima, dopo due settimane, una settimana ce l'ha già nella sua libreria, lo paga anche il 10% in meno. Non ha più senso. Un conto è se hai un contatto diretto con gli autori, se l'editore, risparmiando sulle spese, può permettersi di portare in Italia un autore. Anche perché tu porti in Italia un autore, gli devi pagare tutto. Perché lui dice, va bene, io vengo a farti promozione, però vengo a far promozione a te, non è che voglio spendere di mio. Quindi gli paghi tutto quanto. In genere l'autore viene anche con la moglie. In più, giustamente, dice l'autore, però... Vengo, ok, a fare autografi, disegni, sto lì 24 ore al giorno, però per favore un giorno prima e un giorno dopo la convention posso andare a fare un giro, per dire, a Firenze, Roma. Guarda, ti faccio un esempio, tutto spesato anche un quello. Esempio invece di quello che è successo l'ultima volta, che è venuto un autore giapponese, che era appunto Hiromoto, l'autore di Fortified School. Allora, lì è stata una cosa ancora più losca, nel senso che l'autore non è stato invitato dalla manifestazione, ma è stato spesato da Kodansha, perché Kodansha gli ha fatto questo viaggio in Italia perché doveva andare a Francoforte, quindi sono passati, insomma, per una serie di motivi l'autore è stato pagato da Kodansha e non dall'organizzazione di Lucca. L'organizzazione si è limitata a offrirgli da dormire a spese dell'organizzazione e i buoni pasto, però non c'era nessuno che sapesse il giapponese. Ci hanno chiamato, ci hanno detto, gestitevelo. Noi l'abbiamo fatto
non per l'organizzazione, perché non ce n'è venuto in tasca nulla e soprattutto ci ha impegnato oltre misura, ma per Kodansha, che sono i nostri partner giapponesi, ci faceva piacere aiutarli in questo frangente, soprattutto per fargli vedere che in Italia non eravamo così disorganizzati come sembrava, perché oppure tanto peggio andando ancora più indietro nel tempo con gli aneddoti, quando portammo Monkey Punch, allora, alla fiera di Treviso, che secondo me, pur essendo piccolina, era una delle meglio organizzate, perché non so se qualcuno di voi c'è mai stato, e la città è piccolina e si trasformava tutta in base al fumetto. In ogni posto c'erano mostre, in ogni posto c'erano editori, e la parte dedicata alla vendita del fumetto era più piccola, c'erano librerie, editori, però insomma contenute, cioè, e funzionava proprio. Tutta la città si metteva a disposizione del fumetto, addirittura per andare da una mostra all'altra c'erano incollati in terra i piedi di Bugs Bunny per guidarti comodamente. Era veramente una cosa bella. E lì abbiamo portato Monkey Punch, l'autore di Lupin III, che è stato contentissimo, fra l'altro, una cosa commovente, perché quando si è reso conto di quanto era apprezzato il suo personaggio, gli hanno fatto un applauso che è durato 5 minuti d'orologio. C'era lui che dopo doveva mettersi a parlare, c'era un groppo in gola così. Poi subito dopo si ha tirato una testata contro un tabellone che mi ha detto Dio ce lo siamo giocato per sempre. E insomma, è andata bene. Subito dopo siamo andati alla mostra di Lucca, con tutto che siamo affezionatissimi alla mostra di Lucca, perché comunque continua secondo noi a rimanere la mostra del fumetto in Italia. Continua, nel senso che ci sarà una Lucca, la organizzeranno, credo, quelli che si occupano della parte dei giochi, però comunque ci sarà. Non so se sarà un simulacro di Lucca o sarà una vera e propria Lucca, però insomma qualcosa verrà fatto comunque. Continuo ancora a interpretarla come tale. No, ebbene, c'è quando un giro di denaro non solo per la fiera, ma per la città. Per di la città. Quando c'è una fiera di quel genere in una città come Lucca, medio piccola come Lucca, cioè arriva gente da ogni parte d'Italia, occupa tutti gli alberghi, mangia in tutti i ristoranti, compra tutto, cioè il fatturato della città va alle stelle. Se ne sono accorti quest'anno, quando in primavera non c'è stata, sono stati tutti bloccati. Beh, finisco l'aneddoto di Monkey Punch. Dopo aver fatto questa Treviso bellissima, andiamo a Lucca. È stato il primo anno della, e guarda caso c'entra sempre Traini, Traini si era appena separato da Lucca e quindi aveva fatto tutto un, sapendo quali erano le magagne. Le magagne. No, è venuta fuori. Ma no, non c'è, io non ce l'ho con Traini. Non ce l'ho con Traini. Cioè, io sì. Non me ne frega niente. No, qualcuno ha lo fatto trovo una denuncia, anche buffo. No, qualcuno ha fatto una denuncia sul fatto che a Lucca venivano vendute cose in nero, no, cose senza sulla, bollino sulla della struttura, e la struttura, esatto. Sulla struttura che non avrebbe retto la quantità di pubblico. E quindi c'era cosa succedeva? Facevano entrare, vi ricordate, la gente a spizzichi e bocconi. Quindi tenevano i cancelli chiusi e ogni non ha fatto entrare nessuno. Non ha fatto entrare nessuno. Lucca, aspetta. Non ha fatto entrare nessuno. Dopo ha fatto entrare la gente poco alla volta, perché il palazzetto poteva reggere solo tot persone. Infatti gli anni dopo hanno fatto le tenso strutture per smaltire e non hanno fatto più sedere nessuno sugli spalti. Ebbene, quella volta lì avevamo Monkey Punch come ospite d'onore, con scritto sui tabelloni, dovevamo entrare con Monkey Punch a firmare gli autografi, ce lo tenevano fermato all'ingresso, no, non si può entrare. Scusi, sarebbe l'autore su cui la manifestazione ha puntato tutto, investito. Che ce l'avete scritto in grande sul coso, ma non si può entrare. Sai, quando parli con uno che semplicemente fa il buttafuori, non è che gli puoi stare a spiegare tante cose, ma mi può andare a chiamare l'organizzatore? No, se voi queste cose. E quindi noi non sapevamo neanche che cazzo dirgli a Monkey Punch del perché non poteva entrare alla fiera per il quale l'avevamo sposato per venire in Italia. Era una cosa assolutamente ridicola. Abbiamo detto, forse non è ancora aperta, siamo andati a fare un giro per Lucca, poi dopo. Ne sono successe di tutti i colori, ragazzi, veramente. Direi di finire qui perché veramente abbiamo sforato. Siamo oltre le 2 ore di chiacchiere. Se niente, non so cosa dire. Se avete altre domande, non so come facciamo, ci ritiriamo fuori e andiamo da un'altra parte, se no andiamo a mangiare. Volevo ricordare, visto che gran parte delle persone, molte persone sono arrivate dopo l'inizio dell'incontro, se ci potevate dare una mano col sondaggio che sta giù in fondo e magari scrivere chi volete per il prossimo incontro.
Se ci volete dare anche una mano a spostare le sedie, che le rimettiamo. Ciao, grazie a voi.